Buonasera, do la parola al consigliere Raffaele De Rosa che apre il convegno di oggi. Prego, consigliere. Buonasera a tutti. Scusatemi, riattivo un attimo l'audio, ho appena tirato le casse, dovrei sentirvi meglio. Allora, innanzitutto voglio portare i saluti del presidente che si scusa che non è potuto venire perché in viaggio aveva la connessione ballerina sul treno, per cui ha preferito rinunciare per questa cosa. E ovviamente insomma, il presidente ci tiene molto a questo tipo di eventi perché è quello che fondamentalmente dà la possibilità dei crediti deontologici ai nuovi iscritti e quindi diciamo è un compito diciamo, obbligatorio a cui il Presidente tiene in particolar modo e a cui noi come consiglieri cerchiamo ogni anno di ottemperare con questi corsi. Quindi diciamo passo subito alla parte del vivo. Voglio preannunciare a tutti quanti che vorrei rendere la cosa molto interattiva, cercare di renderla più favorevole per tutti e più facile da ascoltare, cioè nel senso che man mano che vado avanti con le slide, se qualcuno vuole interagire durante la lezione facendo delle domande o nella sezione Q&A che vede a destra e scrivendole praticamente nel riquadro, io sarò lieto di rispondere e di fare diciamo le dovute risposte, nei limiti naturalmente di quello che può essere per me la competenza. Chiaramente questo credo che possa valere per tutti. In ogni caso, alla fine faremo una tavola rotonda e diremo poi tutto quello che eventualmente rimane come sospeso con le domande. Quindi, diciamo, se eventualmente poi qualcuno volesse dopo il convegno anche scriverci, ho lasciato i riferimenti alla mail ing.raffaelederosa@gmail.com, può scrivermi tutti gli eventuali dubbi. Se qualcuno invece è più social, ho anche un piccolo blog che si chiama Diario dell'Ingegnere su Facebook e mi può contattare anche da lì. Allora, La slide è caricata, puoi volevo. andare tranquillamente avanti con i contenuti. Non mi compare, Giovanni, la barra per andare avanti. La barra per andare avanti ti compare sulla sinistra dello schermo. Passaci col mouse. Ok, l'ho trovata. Perdonatemi perché si è spostata sulla sinistra in piccolo. Detto questo, diciamo, come avete visto dal titolo dell'evento, fa da padrona il tema della formazione, che è un tema fondamentale, diventato obbligo di legge dal 2013, da quando esce la formazione, e quindi quando il testo unico della formazione viene inserito, e ancora ad oggi però noi notiamo da quello che riceviamo come feedback che su alcune cose dobbiamo migliorare perché non riusciamo ad arrivare, diciamo, fino in fondo alla questione formazione. Ecco perché, oltre a ottemperare l'obbligo di legge dei 5 crediti formativi deontologici, noi cerchiamo di fare anche un ripasso generale della formazione, che ormai sono 8 anni che è entrata nel nostro sistema, diciamo, di professionale e che ovviamente ancora ad oggi però, ripeto, non è stata ancora recepita nella maniera, diciamo, completa. Per cui con questo cerchiamo di dare un'infarinatura generale e poi scendiamo ognuno di noi per le rispettive competenze nell'ambito di applicazione. Questa è la pagina del bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia. Ricordo a tutti che noi come Ordine degli Ingegneri facciamo capo al Ministero della Giustizia, che è il bollettino ufficiale in cui viene sancito l'ingresso della formazione da parte degli ordini professionali. È il 15 luglio 2013, praticamente ricorre pure l'anniversario praticamente domani in questi giorni, e quindi diciamo questo è il bollettino ufficiale in cui viene introdotto appunto il regolamento. Nel regolamento ci sono questi articoli che io vi invito naturalmente a vedere perché ci sono scritte tutte le cose che servono per l'ambito della formazione. Dopo farò anche qualche riferimento a qualche collega che purtroppo è inciampato in questa situazione e si è dovuto prendere un provvedimento. Come vedete all'articolo 3 c'è scritto che per poter esercitare la formazione occorrono 30 CFP, cioè significa che io ad oggi, se voglio esercitare la formazione, devo avere 30 CFP, almeno 30 CFP. Ne posso cumulare massimo 120, ma questo poi lo vediamo anche dopo, però devo averne almeno 30. Se ne ho 29 non posso esercitare la professione. E devo sapere anche che all'inizio di ogni anno, al 1º gennaio di ogni anno, mi vengono scalati 30 crediti.
Quindi significa che se io a dicembre ne ho solo 30, dal 1 gennaio dell'anno successivo io ne avrò zero, motivo per il quale non potrò esercitare la professione. Che significa esercitare la professione? Significa che il solo fatto di essere iscritto all'ordine dà obbligo di avere questi 30 crediti. Quindi, pure se il soggetto in questione, se un professionista, un collega, è iscritto all'ordine ma non timbra, ha comunque l'obbligo di ottemperare a questa cosa. Quindi deve avere i 30 crediti professionali sul suo cassetto dei crediti. Quindi, come vedete qua, all'articolo 3,3 c'è scritto proprio in maniera testuale: per esercitare la professione, l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. Ora vedremo come questi crediti CFP vengono attribuiti all'atto dell'iscrizione. In pratica, quando una persona si iscrive ex novo all'Ordine degli Ingegneri, a seconda di quanto tempo dopo si è iscritta dopo l'abilitazione, può avere 60, 90 o 30 crediti. Ne avrà 90 quando si iscrive a meno di 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione, ne avrà 60 quando si iscrive in una fascia di tempo compresa tra i 2 e i 5 anni e ne avrà 30 quando si iscrive dopo l'abilitazione per un tempo successivo ai 5 anni. Quindi è chiaro questa premialità che è stata inserita è per cercare ovviamente di rimanere quanto più vicina alla propria formazione professionale. Cioè si dà per scontato che chi esce da un corso di abilitazione sia formato sulle ultime aggiornamenti normativi e o tecnici, motivo per il quale più ci si allontana dall'abilitazione, più è normale che ovviamente questa formazione cambia e il concetto di premialità con i crediti ha assunto questa ratio da parte del normatore. Ecco perché c'è questa cosa. E come vedete sotto al comma 9 dell'articolo 3 di cui prima c'è scritto anche che i crediti formativi, tra i crediti formativi solo per il primo anno, diciamo, devono essere anche quelli deontologici e devono essere in misura pari a 5, cioè in pratica dall'atto in cui io mi iscrivo e fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione, io devo aver fatto questi 5 crediti CFP. Che cosa succede se non faccio questi 5 crediti CFP? Posso avere un procedimento disciplinare, cosa che purtroppo è capitata a diversi colleghi, perché ignorando questa questione, hanno partecipato a gare, sono stati sottoposti naturalmente a verifica e la verifica ha dato esito negativo. Quindi la mia esortazione è cercate di ottemperare a questi crediti formativi deontologici. Noi ogni anno ne facciamo almeno 10. Questo è uno da tre, ma ne abbiamo fatto un altro e ne faremo un altro verso fine anno, per cui c'è la possibilità. E tra l'altro non lo dovete per forza fare con l'Ordine degli Ingegneri di Napoli, ma lo potete fare anche con altri ordini. È chiaro che generalmente gli ordini professionali tendono a farlo per i propri iscritti, però se c'è da in extremis da sopperire a questa cosa, si può trovare una soluzione. Quindi diciamo che gli strumenti affinché non rimaniate senza crediti formativi deontologici ce ne sono e ce ne sono anche diversi, per cui cercate di stare attenti che è fondamentale. Non so chi di voi attraverso i 3 crediti di oggi completa i 5, ma se comunque non lo dovesse completare, cioè di rimanere attento anche su quello che poi sono i vari strumenti con cui potete avere a che fare. Dopo ne parlerò, cioè vi dirò dove potete andare a vedere altri eventi che eventualmente possono dare un aiuto in questo senso. Ecco qua, per quanto riguarda la formazione, il legislatore, oltre ad avere normato tutta la questione, si è anche divertito con i tipi di formazione che ha, diciamo, inserito, no? E ha fatto, poi vedremo successivamente, una nomenclatura che non è proprio facile da ricordare o comunque non è proprio immediata, perché ha distinto la formazione in una formazione informale, una formazione formale e una formazione non formale. Quindi capite bene che già di per sé l'argomento è ostico, poi anche queste diciture non hanno per niente aiutato questo tipo di apprendimento. E noi cerchiamo di spiegare nei limiti delle possibilità quello che, diciamo, si intende per apprendimento informale, formale e non formale. Nell'ambito dell'apprendimento informale, che poi è all'articolo 4, sempre del testo unico della formazione, vi porto i riferimenti così che possiate vederlo allora quando vi occorra. Nell'apprendimento informale c'è questo tipo di formazione, diciamo così. Come vedete, c'è un aggiornamento conseguente all'attività lavorativa professionale nel campo dell'ingegneria. Questa cosa qua rientra comunemente con il nome di autocertificazione. In pratica, noi abbiamo un tempo, generalmente
diciamo, si dovrebbe fare entro la fine dell'anno solare, ma spesso viene prolungato, dove noi autodichiariamo che per l'attività svolta abbiamo fatto dei progetti, abbiamo fatto delle attività tecnico-scientifiche, abbiamo avuto dei test, insomma, facciamo un'autocertificazione dove noi dichiariamo che c'è un aggiornamento, appunto, del tipo informale per i quali il testo unico prevede che ci attribuiscano 15 crediti professionali. Quindi facendo questa autocertificazione si hanno in dotazione 15 CFP. Da quest'anno, diciamo purtroppo, aggiungo purtroppo, il CNI, quindi è una cosa autonoma che va sopra il nostro ordinamento, il CNI ha deciso di applicare una piccola tassa per chi fa l'autocertificazione. Sapete forse che oggi per compilare l'autocertificazione occorre pagare 7 euro. Ripeto, non è una cosa dell'ordine degli ingegneri locali, ma è una cosa nazionale a cui noi, nei limiti delle nostre possibilità, abbiamo anche espresso il nostro parere non favorevole, ma questo è altra storia. Quindi, come dicevo, uno degli elementi della formazione è questo informale, dove rientra questa autocertificazione che, come vedete, vi attribuisce 15 CFP l'anno. Quindi io ogni anno faccio la mia autocertificazione e quindi mi prendo i miei belli 15 crediti formativi. Poi c'è un aggiornamento informale conseguente, per esempio, agli studi, ai brevetti, alle ricerche. Chi, per esempio, si occupa del campo dei brevetti, lo so che sono pochi, ma quelli che, diciamo, ce ne sono, trovano giovamento da questa cosa e possono, ovviamente, anche qui avere 5 CFP per pubblicazione o 10 CFP per il brevetto. Quindi chi fa questo campo trova molto, diciamo, favorevole questo tipo di cose. Così come c'è l'aggiornamento informale dovute all'attività di coordinamento e di studio, però qui bisogna fare attenzione perché sono attività di coordinamento ben precise e disciplinate dal Consiglio nazionale, e quindi chi partecipa, per esempio, alle commissioni nazionali o chi ha, diciamo, fa parte di gruppi di lavoro nazionale può avere fino a 5 CFP l'anno. Così come per quanto riguarda la parte dell'esercizio della professione junior, anche qui la partecipazione a commissioni dà diritto a 3 CFP per la partecipazione appunto a queste commissioni. Infine, completano il gruppo dell'aggiornamento informale quello conseguente all'attività di solidarietà in caso di occasioni di calamità. Non so chi di voi ha partecipato, per esempio, all'emergenza sismica che si è avuta nel centro Italia. Comunque, chi di voi l'ha fatto sa benissimo che ha avuto in cambio anche dei crediti CFP che vengono poi valutati caso per caso in funzione dell'entità, del tempo, della durata e quant'altro. Però anche qui ci siamo adoperati come sistema ordinistico affinché si potesse avere un riconoscimento in termini di crediti per chi operasse in campo umanitario. Quindi questo racchiude l'articolo 4, il macro settore dell'attività formativa cosiddetta informale. Ricordatelo perché comunque vi capiterà di fare, soprattutto in termini di autocertificazione, perché vi capiterà sempre che, spesso, diciamo così, che sarete a corto di crediti, l'autocertificazione vi aiuterà ad avere in un solo colpo 15 crediti formativi professionali, quindi una buona dose di crediti formativi. Poi c'è quest'altra parte, che è quella dell'apprendimento formale, e qua forse è quello che più aderisce ad una intuizione della parola, cioè quello formale racchiude i gruppi dei master di primo e secondo livello e dei dottorati di ricerca. Qui vengono attribuiti 30 CFP l'anno di frequenza. Quindi chi di voi si trova in caso di dottorato di ricerca può richiedere 30 CFP l'anno anche frazionato. Quindi se ha cominciato il dottorato a settembre può richiedere per la parte dovuta da settembre fino a dicembre la parte di CFP che gli spettano, così come anche la frequenza di corsi universitari. Non so se sapete, si può anche sostenere un solo esame dopo la laurea, pagare le relative tasse e fare un solo esame. Per questo esame universitario vengono riconosciuti dei CFP ad hoc che però vengono valutati caso per caso in funzione ovviamente anche dell'importanza dell'esame, del tipo di esame. Per esempio, per chi fa scuola sa benissimo che può avere per certe abilitazioni necessità di fare degli esami specifici. Penso alla topografia, penso all'informatica, penso all'ICT e così via, che può dare ovviamente facoltà di avere anche dei crediti, quindi trovarselo a fare, ma anche con in cambio dei CFP. Quindi quello formale è un po' più semplice perché racchiude fondamentalmente questi due grandi gruppi, o i master e i dottorati, o gli esami universitari. Quindi formale lo potete associare all'università e per ognuno di questi potete capire bene quali sono fondamentalmente i CFP. Sto cercando di leggere
Se c'è qualche domanda, ok, la posso. Poi, per quanto riguarda l'ultimo step, che è quello invece più utilizzato, che è quello dell'apprendimento non formale. Per apprendimento non formale, disciplinato dall'articolo 6, che cosa si intende? Ecco, questo qua di oggi, questo diciamo convegno di oggi, rientra nell'apprendimento non formale, in particolare nel primo gruppo, che dà, diciamo, possibilità di avere per ogni ora un CFP, quindi ogni ora che voi seguite un CFP. Questo qua nella fattispecie, oltre a dare i 3 CFP, perché sono 3 ore il convegno, darà anche 3 CFP per la deontologia, perché è inquadrato anche come evento per la deontologia. Stessa cosa vale per i consigli nazionali e per la partecipazione a convegni e conferenze nazionali. Starete seguendo che anche, diciamo, il CNI si sta molto adoperando sull'aspetto social, sta molto divulgando gli eventi e i convegni per ovviamente migliorare l'offerta formativa, sebbene qui, a differenza nostra, noi offriamo eventi gratuiti nel 90% dei casi, dopo vediamo anche le percentuali, al CNI invece sono a titolo oneroso. Per quanto riguarda inoltre la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, non so chi di voi ha mai partecipato all'EnergyMed o ha mai fatto insieme a noi visite tecniche, quelle valgono anche quelle come CFP. Anche qui vale la regola dell'un'ora un CFP, quindi c'è sempre questa equivalenza tra il numero di ore e il CFP. E infine poi ci sono anche la partecipazione a stage formativi che noi spesso facciamo, a volte anche con gli enti pubblici, anche quelli oltre a dare una formazione professionale danno anche diritto a questa cosa. Diciamo che sto rispondendo alla domanda di un collega che ha appena scritto, che diceva che se bisognava firmare o meno per avere i crediti. Diciamo che all'atto della registrazione, nel momento in cui uno si collega e segue, perché noi vediamo alla fine del convegno, vediamo chi di voi ha seguito, quindi le 3 ore, ci sarà Gennaro Esposito che avrà seguito le 3 ore, si è iscritto, ha seguito e avrà un feedback alla fine del corso. Alla fine di questo corso, di questo convegno, di questo seminario, il numero di ore che era previsto verrà automaticamente accreditato. Qualora dovesse capitare, ma vi dico che fino ad ora non è mai capitato, che qualcuno segue ma non gli viene accreditato i corsi, ovviamente può fare le dimostranze alla sezione eventi, dopo vi do i riferimenti alla fine di queste slide, vi do i riferimenti, può segnalarlo e farlo. Quindi non bisogna firmare su quelli in modalità FAD come quello di oggi. Qualora si dovessero riprendere i corsi, diciamo, in frontale, è chiaro che per tenere sotto controllo questa cosa, chiunque viene all'evento, firma all'ingresso, firma all'uscita e alla fine c'è un riscontro e quindi gli possono essere accreditati i relativi crediti. Allora, per Fabiana De Simone, sì, che chiede se i CFP per la deontologia si vanno eseguiti solo per il primo anno. La domanda è sì, come ho detto precedentemente, solo per il primo anno e vanno conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione. Quindi se io mi iscrivo il 2020, entro il 31 dicembre del 2021 devo poter fare questi 5 crediti per la deontologia, ottemperati i quali non ho più questo obbligo. Per chi sta facendo dottorato, come fa a richiedere i crediti? Francesca Furia, sul nostro sito www.ordineingegnerinapoli.org può trovare la modulistica necessaria per poter compilarla e poter fare la richiesta dei crediti CFP, dove viene specificato da quando ha cominciato, a quando hai finito, insomma, qual è il periodo in cui hai cominciato e così via. Poi, naturalmente, una volta mandata la richiesta, se dovesse esserci qualche problema, sarà la segreteria naturalmente a rispondere. Però i moduli sono abbastanza chiari, quindi si può agevolmente farle. Dove è possibile controllare il proprio quantitativo di CFP? Dice Gianmarco Valletta. Tra poco ci arriviamo, vi faccio vedere qual è la piattaforma alla quale collegarvi per poterlo vedere e da lì vedere. Allora, Domenico Guarino, forse si è collegato più tardi. I 30 crediti sono obbligatori per chiunque è iscritto all'ordine. Non occorre, non è necessario esercitare. Cioè, l'atto di iscrizione all'ordine, diciamo, coinvolge la obbligatorietà di eseguire questi 30 crediti. Quindi il fatto di essere iscritto all'ordine in automatico applica questa cosa. Poi, certo, ci sono dei casi che vanno visti punto per punto, ma sappiate che la regola generale è: mi iscrivo all'ordine, ho l'obbligo di fare formazione.
Tenete conto che se vi iscrivete all'ordine, come ho detto prima, voi avete un pacchetto di crediti che vi vengono assegnati. Questo pacchetto di crediti, naturalmente, sta a voi tenerlo come salvadanaio e cercare di aggiungere sempre dei piccoli crediti, tenuto conto che ogni anno al 1 gennaio se ne sottraggono 30. Quindi, come ho detto precedentemente, magari per chi si è collegato in ritardo, voi dovete avere almeno 30 crediti per esercitare. Se partite con 60 e ogni anno se ne prendono 30, dovete fare in modo di avere un salvadanaio di crediti che quanto più largo è, meglio è, perché può capitare sicuramente che durante l'esercizio della professione, un anno o più anni, avete poco tempo per farli. Quindi avere un salvadanaio vi mette a riparo da eventuali problemi, perché ricordate che senza crediti potete essere soggetti a provvedimento disciplinare. Stefano Matrone dice: come si dimostrano i 15 CFP nella dichiarazione? Vanno inviati ad esempio i protocolli delle pratiche? No, no, assolutamente. C'è una modulistica da compilare che avviene attraverso il portale MyInge, che è quello a cui arriverò tra poco, dove si segue una procedura, si fanno delle dichiarazioni più che pratiche, dimostrare l'esercizio della professione, progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e così via. E quindi si esegue questa autocertificazione. Vedete, una procedura guidata abbastanza semplice. Dichiarate quanti lavori avete fatto. È chiaro che aver esercitato la professione significa proprio questo. E quindi non è citare il protocollo della pratica, ma dire che si è fatta la progettazione presso tal dei tali, il periodo che vi viene chiesto, il periodo in cui è stata fatta, e quindi voi, grazie a questa autocertificazione, naturalmente vi viene accreditato il credito. Detto Consigliere questo, abbiamo Rosa, quindi sì, visto scusa. la formazione come divisa formale, non formale, informale. Sappiate che voi vi muovete in questo ambito. In questo ambito potete raccogliere dei CFP, ricordandovi sempre la regola che non dovete mai scendere sotto i 30 CFP. Ci sono delle domande che sono pervenute a me Ci sono anche dei personalmente. casi in cui è possibile chiedere un esonero. In quali casi si può chiedere l'esonero? Perché può capitare durante la vostra vita professionale, spero che non vi capiti per alcuni di questi, ma può capitare durante la vita professionale che o per malattia o per infortunio non riuscite ad esercitare in maniera normale l'attività. E allora la norma, all'articolo 11, prevede l'esonero. Per esempio, in caso di maternità o paternità per un anno, anche qui la modulistica è sul sito e la potete prendere nel caso di servizio militare volontario o civile, o nel caso di grave malattia o infortunio. Tutte queste cose che vi dico ovviamente sono tutte presenti sul sito, le potete trovare www.ordineingegnerinapoli.net alla sezione formazione, trovate la modulistica necessaria e a seconda del caso in cui vi trovate vi verrà chiesto ovviamente di compilarla e di fare una domanda per l'esonero. Anche qui l'esonero può un attimo solo. Sì, probabile. Ah, per via delle cuffie, perfetto. Va bene, scusami. No, mi dicevano che sono arrivate delle domande che però non ho sentito. Allora, Maria Lucia Esposito mi dice: i crediti deontologici, se non si ha il primo anno di iscrizione, se non si esercita la professione, non sono obbligatori, corretto? No, i crediti deontologici, eh sì, se non si ha il primo anno, è chiaro, solo per i nuovi iscritti, è chiaro, c'è questo obbligo deontologico, quindi se uno è iscritto da prima dell'entrata in vigore della formazione, quindi dal 2005, faccio per dire, e ovviamente non ha obbligo di fare deontologia, ma se si iscrive a partire dal 2013, cioè anno in cui entra la formazione, è chiaro che c'è questo obbligo. Sì, per Ugo Palmieri la risposta è sì, se avrai quindi 45 crediti a dicembre, il 1 gennaio ne avrai fondamentalmente 15 perché ne sottraggono 30 naturalmente. Sì, tutti i tuoi crediti C'è per la qualche deontologia domanda non che è sono pervenuta a me personalmente. sì. Allora, Serena De Maio chiede, sto seguendo un corso che mi rilascerà 180 CFP, avendone ad oggi 90 e potendo accumulare massimo 120 CFP, i restanti 150 CFP li perderò? Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, perché il massimo accumulabile è 120. Non vengono spalmati negli anni successivi. 120 crediti significa che
che si hanno 4 anni di esenzione di formazione. E per il discorso che ho detto poc'anzi, la ratio è sempre che non bisogna far passare troppo tempo perché le norme si aggiornano e quindi io ne ho accumulati, è vero, ma più di quelli, più di 120, non ne posso accumulare. Quindi mi rendo conto che può sembrare una cosa poco bella, ma di fatto è così. Purtroppo non si possono accumulare, o almeno non dopo i 120. Un'altra domanda che è arrivata a me privatamente, se i crediti per la deontologia vengono conseguiti dopo il primo anno, che cosa succede? Allora, se vengono conseguiti dopo il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione, si ottempera ovviamente a quello che è l'obbligo di norma, però se in quel periodo si è esercitata l'attività e si è soggetti a un controllo, allora in quel caso si può incorrere in un provvedimento disciplinare. Faccio un esempio che è capitato veramente a un collega. Ha partecipato a una gara, è arrivato primo. Il secondo in lizza ha chiesto, per chi ne aveva diritto, se il primo fosse in regola con i crediti e questo collega, pur essendo in regola con i crediti CFP normali, non aveva ottemperato a quelli per la deontologia. Motivo per il quale noi abbiamo dovuto segnalare la cosa al consiglio di disciplina che ha applicato un procedimento, diciamo, disciplinare al collega. In più, ovviamente, anche qui c'è un falso ideologico perché il collega nella dichiarazione di partecipazione aveva dichiarato di essere a posto con i crediti, ma in realtà poi non lo era. Per cui, per rispondere al collega, fino a quando non succede, perché non succede in Italia, va tutto bene, ma quando succede, se non hai ottemperato, ti prendi un provvedimento disciplinare e le relative conseguenze civili e penali. Quindi, se non l'ha fatto, non può esercitare, si ferma fino a che non ottempera quest'obbligo, fatto il quale, dopodiché si rimette in regola e può tranquillamente continuare la propria attività. Un'altra domanda che è pervenuta a me, sto sostenendo altri esami presso l'università per la seconda laurea. Mi sono laureato in ingegneria civile ambientale primo livello. Valgono come CFU questi esami? Come possono essere convalidati? Allora, valgono come CFP, non come CFU, naturalmente, perché sono. Leggevo quello che è naturalmente quello che è stato scritto, sì. Sì, no, immagino perché c'è sempre questo dualismo. CFU Equivoco. sono universitari, CFP sono professionali, però il concetto è lo stesso. Valgono, ma naturalmente bisogna vedere caso per caso. Io consiglio sempre, quando c'è questa cosa, che questa è una nuova laurea, non è un esame per cui è contemplato dalla norma, però bisogna un attimo vedere la fattispecie. Io consiglio sempre di mandare una mail a eventi. Chiocciola ordineingegnerinapoli.net, ma dopo la trovate scritta, dove spiegate la fattispecie, perché capite bene che la norma dà delle linee guida, ma non è che poi contempla tutte le fattispecie possibili, per cui consiglio sempre di fare un passaggio per vedere cosa si può ottimizzare. È chiaro che la ratio nostra è quello sempre di cercare di dare una svolta. Bisogna capire un attimo qual è il percorso che sta facendo, che cosa ha fatto la fattispecie. Per rispondere a un altro collega che dice che ha lavorato all'estero, e se i crediti possono essere riconosciuti, la risposta è sì. Anche qui c'è il modulo di esonero per il lavoro, diciamo, all'estero, che qui è racchiusa in altri casi di documento, l'impedimento derivante da accertare causa oggettivo di forza maggiore. Quindi è previsto per chi lavora all'estero e c'è un modulo relativo sulla nostra sezione modulistica dell'Ordine degli Ingegneri. Ora una domanda pervenuta a me. Ricordo ai partecipanti che hanno anche l'opportunità di indirizzare direttamente la domanda al relatore di loro interesse. Comunque la domanda è questa. Ho fatto un tirocinio gestito dal Formez per la pubblica amministrazione di 10 mesi. C'è qualche modo per ottenere dei crediti formativi per questo periodo? Anche questa è una fattispecie, Giovanni. Allora, devono consiglio di inviare perché bisogna capire un attimo che formazione ha fatto. Così ovviamente bisognerebbe un attimo capire. Se è pubblica amministrazione può chiedere a eventi, scrivendo una nota e facendo capire bene i riferimenti quali sono, può chiedere se per questa fattispecie sono o meno previsti i casi di specie, insomma. Però così su due piedi Quindi non questo è riusciamo il a. consiglio che si può dare all'ingegnere, possiamo dirlo all'ingegnere Argiuolo che ha scritto privatamente, di inviare una mail a eventi.ordineingegnerinapoli.net per sottoporre questa questione particolare e per una verifica del caso specifico. Ancora una domanda che è arrivata dall'ingegner Massimiliano Canestro e pervenuta a me.
In azienda sono il direttore finanziario e per aggiornarmi seguo corsi specifici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. È possibile convertire i crediti di questi corsi? No, la risposta è no perché devono far parte solo del circuito del sistema ordinistico degli ingegneri. A meno che, come dire, l'ordine degli ingegneri dei commercialisti non fa una cosa in co-organizzazione con l'ordine degli ingegneri, allora in quel caso sì, ma generalmente no, è come se io gli dessi crediti formativi ad altre categorie che si occupano di altro. Quindi la risposta è no. Deve essere ben scritto che il convegno, l'evento, la formazione o il corso, quello che sia anche dia anche la possibilità di avere crediti formativi per gli ingegneri. Se non è scritto, nella stragrande maggioranza dei casi, non è previsto. Giovanni, io ti chiedo solo una cortesia. Tu mi dici, mi dai il tempo? Io ho più o meno una quarantina di minuti. Sì, a questo punto noi abbiamo iniziato. Hai ancora un quarto d'ora? Ok, Hai perfetto. ancora un Un quarto quarto d'ora d'ora? da qui, quindi diciamo verso le 4 più o meno. Sì, verso le 4, Ok, perfetto, ok. confermo. Questa, come vi dicevo, è la pagina del nostro ordine dove è possibile fare la richiesta di esonero. Come potete vedere, è scritto in grassetto e ovviamente c'è una tempistica per farlo. Nel caso di dottorato di ricerca, questo è riferito all'anno scorso, c'è il 31 gennaio 2021, per esempio, per fare la richiesta. Quindi, chi di voi si trova in uno di quelli dell'aggiornamento formale può richiedere i crediti attraverso una modulistica specifica che trova sul sito e attraverso questa modalità e questa tempistica. Dopo questa tempistica, attenzione che non vengono riconosciuti. Non C'è un problema di audio e o di credo di connessione. mi sentite bene? Mi date l'ok? Ok, adesso sembra tutto regolare. Ok, ma non si era sentito qualcosa di prima? Sì, risultava un attimo scesa la connessione. Ok, no, dicevo che fondamentalmente è importantissimo rispettare i tempi che sono scritti sul sito. Non sforate perché non vi vengono riconosciuti, anche solo di un giorno. Sono molto perentori nel rispetto dei tempi. Quindi chi di voi si trova nel caso di apprendimento formale deve rispettare quei tempi per poter vedersi riconosciuto quei crediti formativi. Se un iscritto ad un settore consegue una seconda abilitazione per l'iscrizione ad altro settore della medesima sezione, gli vengono valutati CFP. Sì, perché in realtà paga due quote, cioè se un ingegnere civile si abilita poi a fare l'ingegnere meccanico, quindi nel settore industria, chiaramente avrà un'altra abilitazione. Farà capo alla stessa persona, ma pagherà due quote perché ovviamente avrà due settori differenti con due abilitazioni differenti. Anche lì vale lo stesso discorso, però è chiaro che i CFP sono riferiti alla persona e quindi fa capo come CFP totali, fa sempre capo alla stessa. Quindi su questo non è che avete dei nuovi CFP, ma saranno cumulativi del soggetto persona fisica che corrisponde a quell'iscrizione, però con due iscrizioni in due settori differenti. Sapete, no, che oggi chi si iscrive a civile non può firmare progetti nell'ambito industriale e viceversa. Quindi se uno si abilita anche a quell'altro, la norma lo consente, si aprono due procedimenti amministrativi completamente differenti per cui uno ha competenze nell'uno e nell'altro campo, però è chiaro che la persona è sempre la stessa, non è che vengono divisi anche i procedimenti dal punto di vista, diciamo, dei crediti. Questo è il cruscotto che vi compare se voi vi collegate a www.myinge.it. Questo è il mio cruscotto della fattispecie. Come vedete, più di 120 non si possono accumulare. Se vedete che vi compare, come nel caso di specie, che compaiono 141, è solo per tenervi conto dei crediti totali che avete fatto. Ma dall'anno successivo, naturalmente, questi 141 scendono e vanno ovviamente da 120 a scendere. Questa cosa che vedete nello schermo è solo una proiezione che un banale computer fa togliendo i famosi 30 crediti all'anno. Ma non dovete pensare che è così, perché questa è una proiezione. Quando poi, dal 1 gennaio 2021, io mi attesto, ci saranno ovviamente 120 meno 30, io andrò a 90. Questa è una banale proiezione che fa il computer quando andate a chiedere quanti crediti avete all'attualità. Come
Come vedete, formazione CNI e vi porta, vi reindirizza al sito MyInge, vi loggate, vi iscrivete se non siete iscritti. Una volta loggati, fate, domandate quanti crediti avete, c'è un'apposita sezione e vi esce un cruscotto di questo tipo molto immediato, dove vi dice quante ne avevate l'anno scorso, quanti ne avete quest'anno, quanti ne avrete in proiezione l'anno successivo. Ecco perché banalmente qui togli i 30 crediti. Questa invece è la sezione che vi ho detto poc'anzi, dove trovate gli eventi che fanno tutto l'anno, tutti gli ordini d'Italia. Se voi siete a corto di crediti e avete bisogno di farne altri, andate sempre su www.formazione.cni.it, andate alla sezione eventi e vedete che l'ordine di Bergamo ha organizzato un evento sulle caldaie, oppure che l'ordine di Milano ha organizzato un evento sui cappotti termici. Così voi scegliete l'evento che più vi aggrada, vi iscrivete, alcuni sono onerosi, altri sono a titolo gratuito e potete continuare a fare la vostra formazione. Vi devo però significare un fatto che quando fate la formazione, voi più di 9 crediti da convegno all'anno non ne potete fare. Quindi non commettete l'errore di accumulare 30 crediti, 40 crediti, X crediti da convegni, perché più di 9 non ve ne vengono riconosciuti. Allora dovete fare un po' di convegni, un po' di seminari, un po' di corsi, un po' di aggiornamenti e così via. Sempre perché la ratio del normatore è dire i convegni parlano dei temi, non sono specifici magari come i seminari o come possono essere i corsi, quindi dare una platea sempre più ampia per cercare di formarsi. Però detto tra di noi, i 15 crediti li facciamo con l'autocertificazione, 9 crediti li facciamo dai convegni e sono già 24, si tratta di fare 6-10 crediti l'anno tra corsi e seminari, sempre ce ne sono alcuni anche gratuiti, quindi basta avere semplicemente un po' di accortezza e anche questo può essere risolto. Vado un po' più spedito, questo è il testo unico che vi dicevo poc'anzi, che racchiude tutto quello che ci siamo detti. Questa è la formazione continua fatta dall'Ordine di Napoli. Su questa cosa ci teniamo come gruppo perché, essendo noi il secondo ordine d'Italia per numero di iscritti, abbiamo anche una formazione molto spinta e soprattutto abbiamo i corsi come dire, che meno si pagano diciamo, in Italia, voglio dire in percentuale. Noi facciamo un numero di corsi e un numero di convegni ed eventi in cui diciamo, la parte onerosa è veramente ridotta all'osso perché ovviamente paghiamo i relatori, paghiamo magari i professionisti che vengono anche da altre parti d'Italia e ovviamente ha un costo che noi come ente pubblico naturalmente cerchiamo di pagare con le quote degli iscritti, quindi viene fuori che è un costo minimo per pagare e sostentare quel corso. Quindi questi sono i numeri. Noi facciamo mediamente 219 eventi l'anno che sono divisi tra convegni, seminari, corsi e così via, secondo questi numeri che vedete. Giusto per dare a titolo esemplificativo, i convegni ne facciamo circa 115 l'anno, ok? Così come per quanto riguarda i CFP, noi riconosciamo in termini di CFP totale 52.000 CFP l'anno, un numero enorme se lo rapportate agli altri ordini. Siamo secondi solo a Roma, ma perché Roma ha una popolazione molto più grande della nostra, parlo di popolazione tecnica e quindi di conseguenza, però vi dico che Napoli fa dei numeri importanti. E come vedete, la partecipazione, tra il totale di partecipazione, gli eventi gratuiti sono 9.800, quelli a pagamento sono 1.000, cioè sono circa il 10% praticamente, quindi abbiamo anche una platea molto ampia. Questi sono gli eventi distribuiti per mese, c'è una particolarità per il mese di giugno, questo accade statisticamente. Questi invece sono gli eventi distribuiti su area territoriale. Fino a quando eravamo in presenza, noi riuscivamo a comunque coprire tutta l'area praticamente della città metropolitana di Napoli. Ora con il FAD è tutto molto più semplice, ma spero che si ritorni anche alla modalità de visu, perché per alcuni aspetti ha un suo fascino. Insomma, parliamo di 32 comuni della città metropolitana su 90 circa. Esiste anche una formazione specialistica, come sapete, tra queste c'è la formazione dell'esperto antincendio. Vabbè, per rispondere a Stefano Matrone che scrive che ha contattato l'Ordine di Avellino e dice che ha fatto richiesta ma gli è stata negata. In realtà, come ho detto poc'anzi, alcuni ordini conservano questi sulla deontologia per i propri iscritti. Quindi diciamo che l'ordine può riservarsi di negarlo, magari perché c'è un posto limitato. Per esempio, i seminari hanno un numero limitato di partecipazione, si possono massimo partecipare 200 persone. Magari l'ordine di Avellino avrà raggiunto il
il limite e non apre altri iscritti, e perché lo trovo anche legittimo come ragionamento, però magari al collega avrà risposto di no perché avrà raggiunto la capienza. Come dicevo, l'esperto antincendio, il corso, diciamo, di coordinatore per la sicurezza, l'esperto in acustica e anche l'RSVP e così via. Sono tutti corsi che noi facciamo, ognuno di questi che dura 120 ore, per la equivalenza di cui abbiamo detto prima, corrispondono a 120 CFP, però dovete sapere che naturalmente non potete andare oltre questi CFP, come è capitato alla collega poc'anzi, che ne accumula molti di più di quelli che può accumulare, quindi purtroppo li perde. Questo ovviamente è la parte dei vigili del fuoco. Anche qui fatevi fare solo questo passaggio: chiunque di voi decide di diventare esperto sull'antincendio, quindi per l'iscrizione alle liste del Ministero degli Interni come esperto antincendio, deve sapere che poi dopo c'è anche qui un ulteriore obbligo formativo, cioè deve compiere 40 ore di formazione in 5 anni, mediamente sono 8 ore l'anno. Se non li compie, viene sospeso, quindi lui acquisisce il requisito di esperto antincendio, ma se non compie la formazione, la norma prevede la sospensione, che si riattiva nel momento in cui queste 40 ore vengono fatte, vengono eseguite. Ecco qua, questo è fondamentalmente quello che vi dicevo poc'anzi. Questo indirizzo che voi vedete, eventi@ingegnerenapoli.net, ha una duplice funzione. Diciamo che a questo indirizzo corrisponde tutta la nostra formazione. C'è il dottor Martuscello che è il responsabile della formazione, che gestisce tutto quanto e risponde sia a coloro i quali hanno quei dubbi di cui ci siamo detti poc'anzi, il credito formativo da un altro corso di laurea piuttosto che dal Formez e così via, ma anche per chi di voi è abilitato all'antincendio e vuole saperlo. Ad oggi noi abbiamo un bug, non abbiamo un equivalente MAINJ per la formazione antincendio, ma bisogna chiederlo all'ordine attraverso questi indirizzi. Quindi chi di voi vuole sapere ed è esperto all'antincendio quanti crediti ha maturato in questo quinquennio, manda una mail a eventi.it spiegando chi è, il numero di matricola e quando ha conseguito il corso, e dopodiché gli viene risposto ovviamente la parte relativa. Questi sono i numeri ovviamente dell'antincendio, perché noi abbiamo una tradizione molto importante di esperti antincendio. Tutti gli attuali iscritti sono 88.000 e di questi 41.000 sono in regola con l'aggiornamento obbligatorio, quindi diciamo che un 50%. Questo capita perché prima non bisognava seguire un corso, ma bastava avere 10 anni di iscrizione all'ordine. Ecco perché poi c'è stato un incremento che adesso si è andato verso un plateau, diciamo, di cost. Questi sono i numeri per quanto riguarda lo spaccato di tutti i tecnici che fanno parte dell'antincendio. Gli ingegneri sono quelli che la fanno da padrone con il 63%. Stessa cosa vale per l'aggiornamento e il coordinamento per la sicurezza. Chi di voi si vuole abilitare, e consiglio vivamente di farlo perché apre ad altre opportunità lavorative, chi si vuole abilitare come coordinatore per la sicurezza deve seguire un corso abilitante, cioè senza il quale non può farlo. Noi lo organizziamo spesso, almeno una volta l'anno, come ordine degli ingegneri. Anche qui dà diritto a 120 crediti formativi. Stessa cosa dicasi per l'esperto in acustica, e stessa cosa dicasi anche per l'RSPP. Giovanni, io farei in questo modo: visto che la previdenza dopo ne parlerà anche Andrea De Maio, che come me delegato cassa, io per recuperare tempo e magari mi lascerei alla fine una serie di domande che i colleghi faranno, salto questa parte che fondamentalmente farà De Maio e mi fermo sulla parte formativa per rimanere nel mio tempo. Ovviamente voglio semplicemente dire che tutte eventuali domande che verranno nel corso, tutti i miei colleghi che seguiranno, diciamo, risponderanno tranquillamente e poi alla fine faremo questo ulteriore question time per rispondere. Bene, a questo punto io ringrazio il consigliere De Rosa, passo la parola al consigliere Gennaro Annunziata, che invece ci parlerà della libera professione tra possibilità e limiti, e lo invito a prendere la parola. Grazie. Sì, buon pomeriggio, grazie per la condivisione. Giovanni, io chiederei, sono d'accordo con, diciamo, l'impronta data dalla collega De Rosa. Durante la mia esposizione, se ci sono delle domande, anche se forse la materia che io tratterò sarà meno, come dire, fonte di dubbi, però insomma, se avete dei dubbi, se avete delle domande da fare, fatele, nel mentre io vado a dire le cose. Chiedo soltanto a Giovanni Capozzi magari di darmi una mano nel
nel vedere le domande che verranno poste. Allora, vado a condividere, ti ringrazio. Allora, mi presento, sono Gennaro Annunziata, come è stato detto dal collega che mi ha preceduto, sono anche un consigliere dell'ordine. In questa presentazione che io farò andrò sostanzialmente a parlare dell'esercizio della professione di ingegnere e ne parlerò sia per quanto riguarda appunto chi esercita la libera professione, sia per quanto riguarda poi l'esercizio della professione in forma dipendente. Quindi dirò innanzitutto chi può esercitare, può sembrare banale, ma banale non lo è, in quale forme, appunto, vi ho anticipato, quindi in queste due forme sostanzialmente, e poi andrò soprattutto a evidenziare quelle che sono le compatibilità e le incompatibilità, cioè in base al fatto che io sono un libero professionista, sono un dipendente, alcune cose le posso fare, altre no. Andremo a evidenziare queste incompatibilità soprattutto, perché anche queste sono talvolta fonte, diciamo, di possibili provvedimenti disciplinari, perché magari faccio qualche cosa che non avrei potuto fare e quindi incorro non volendo in qualche sanzione. Allora, partiamo innanzitutto con inquadrare da un punto di vista normativo quella che è la figura dell'ingegnere. La legge di riferimento, faremo riferimento appunto a questa legge più volte durante questa esposizione, è la legge 1395 del 1923, che va a istituire l'ordine professionale. Inizialmente era l'ordine degli ingegneri e degli architetti, quindi eravamo insieme agli architetti, e stabilisce all'articolo 1 che il titolo di ingegnere spetta esclusivamente a coloro i quali hanno conseguito il relativo titolo negli istituti, dice la norma dell'epoca, negli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli. Successivamente, nel regolamento del 1925, che è il Regio Decreto numero 2537, viene introdotto, diciamo, l'esame di Stato, nel senso che prima si parlava semplicemente di titolo di ingegnere, si istituì l'albo. Successivamente si dice, per essere iscritti all'albo, bisogna aver superato un esame di Stato, che è quello che adesso si chiama esame di abilitazione all'esercizio della professione. E inoltre, sempre questo regolamento prescrive che per poter esercitare quindi la professione di ingegnere, bisogna aver superato questo esame. Della figura dell'ingegnere ricorre, si parla anche nel codice civile, in particolare nel libro quinto, che è il libro del lavoro. Nel titolo terzo, che si occupa del lavoro autonomo, e in particolare al capo secondo, che si occupa delle professioni intellettuali. Ebbene sì, chi l'avrebbe detto? Siamo degli intellettuali a nostra insaputa. Scherzi a parte, all'articolo 2229, che appunto si occupa delle professioni intellettuali, viene stabilito che per determinazione della legge 897 del 1938, la professione di ingegnere può essere esercitata unicamente dagli iscritti all'albo professionale. Quindi vedete che in questo momento stiamo dicendo quello che vale ancora adesso. Se vuoi esercitare la professione di ingegnere, questo soprattutto inteso come libero professionista, devi necessariamente essere iscritto all'albo professionale. Si danno come dire, delle funzioni ai vari consigli territoriali, che sono quelli appunto della tenuta dell'albo, con l'iscrizione e la cancellazione, più il potere disciplinare sugli iscritti, che ancora oggi è in capo all'ordine, anche se poi c'è stata una modifica, per cui prima veniva amministrato dallo stesso consiglio, organo amministrativo, poi invece c'è stata la duplicazione con l'introduzione del consiglio di disciplina. Gli ordini sono sotto la vigilanza dello Stato, in particolare l'ordine degli ingegneri è sottoposto alla vigilanza del Ministero di Giustizia. Quindi, volendo fare una sintesi, il titolo di ingegnere o di ingegnere junior spetta esclusivamente a coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione superando per l'appunto l'esame di Stato. Chi non ha superato l'abilitazione, chi non ha fatto appunto, non ha conseguito quindi l'abilitazione, quindi non ha superato l'esame di Stato oppure non l'ha proprio fatto, è un dottore in ingegneria, lo diciamo spesso, ma non è un ingegnere o un ingegnere junior, se è un ingegnere appunto con laurea triennale. La professione di ingegnere, è molto importante sottolinearlo, è una delle professioni che sono protette dalla legge, per cui chi non avendo i titoli, non avendo fatto quindi con l'abilitazione, innanzitutto aver conseguito la laurea e poi aver fatto l'esame di abilitazione, se esercita questa professione senza avere questi titoli, fa quello che viene detto in termini tecnico-legali, esercizio abusivo della professione, che è un reato a tutti gli effetti che è perseguibile in sede penale.
L'attività di ingegnere, come ho detto fin dall'inizio, può essere svolta in regime libero professionale o in regime di lavoro dipendente. Ancora, per quanto riguarda l'esercizio della professione in regime libero professionale, bisogna obbligatoriamente, lo prescrive la legge, essere iscritti nell'albo degli ingegneri della provincia di residenza. Esistono delle eccezioni, l'avete sentito più volte, lo ripetiamo a beneficio di chi non lo sapesse o non lo ricordasse. Possiamo anche iscriverci in un'altra provincia laddove la nostra attività professionale venga svolta in prevalenza in quell'altra provincia. È una possibilità, non è un obbligo, ovviamente. Quindi se ci risulta più comodo, pur risiedendo a Napoli, per motivi di lavoro siamo a Milano, ci risulta più comodo avere poi l'iscrizione a Milano, possiamo chiederla e ci viene concessa questa possibilità, solo in questo caso qui. Per quanto riguarda l'esercizio della professione in regime di lavoro dipendente, diciamo che questo è una vexata question, nel senso che molti ritengono che per poter esercitare la professione in regime di lavoro dipendente non vi sia bisogno dell'abilitazione. In realtà la legge parla molto chiaro, anche per questo tipo di esercizio della professione ci sarebbe bisogno dell'abilitazione. Vero è che per tutta una serie di contratti di lavoro con cui molti laureati in ingegneria vengono poi quasi sempre assunti nell'immediatezza o nel post laurea, ancora prima di decidere se fare l'abilitazione o meno, e questo ovviamente riporta magari a non avere neanche il desiderio di fare l'abilitazione, diciamo inquadrano in modo particolare, e quindi lasciatemi dire che eludono un pochettino questa norma. In realtà si dovrebbe fare l'abilitazione in ogni caso. Poi l'iscrizione all'albo è facoltativa, nel senso, fatta l'abilitazione possiamo anche decidere di non iscriverci all'ordine, soprattutto se facciamo un lavoro dipendente. Però l'abilitazione bisognerebbe farla. Tant'è che si sta parlando ormai da tempo di inserire l'abilitazione, l'esame di abilitazione nel percorso di studi stesso, in modo tale che sostanzialmente alla fine del percorso di studi universitario ci sia anche l'abilitazione e quindi non si debba fare poi un altro percorso di esami, soprattutto prima, diciamo la verità, adesso con la prova soltanto a distanza è molto semplice, un'unica prova. Prima c'erano 4 prove da superare, di cui 3 scritti, chiaramente era abbastanza, diciamo, una leva negativa nello spingere qualcuno a fare, soprattutto se poi riteneva di non averne bisogno. Bisogna infatti segnalare, questo diciamo si aggancia con quello che stavo dicendo, che nonostante il numero di iscritti all'ordine nazionale sia sostanzialmente costante, anzi, come potete vedere, insomma, ci sta una lieve crescita nel passaggio dal 2018 al 2020, gli ultimi dati aggiornati sono ovviamente quelli del 2020, però è anche vero, e qui abbiamo soltanto dei dati riferiti al 2018, che su 3 laureati in ingegneria nel 2018 uno soltanto ha conseguito l'abilitazione professionale, e poi magari di questi 8.489 che hanno conseguito non è detto che tutti si siano iscritti. Quindi c'è una certa divergenza, diciamo un gap fra il numero di laureati in ingegneria, che comunque è crescente, e il numero di persone che poi si abilitano e poi si iscrivono all'ordine professionale. Questa emorragia è legata soprattutto ai laureati del cosiddetto terzo settore, il settore dell'informazione, che scontano anche il fatto che fondamentalmente ci sono poche attività riservate per chi per l'appunto opera in questo settore. È evidente che questo dato può pregiudicare, diciamo, anche nel tempo, diciamo, la tenuta degli ordini professionali. Quindi è da più tempo che si sta discutendo di poter rendere in qualche modo maggiormente tutelata anche la professione degli ingegneri del terzo settore con delle attività che siano riservate, o comunque di rendere appetibile da un punto di vista di contenuti l'iscrizione all'ordine, magari con il discorso della formazione. Quindi avere magari della formazione che sia fatta a prezzi scontati, per cui anche l'ingegnere del terzo settore si iscrive indipendentemente dal fatto di avere delle attività riservate, perché ha poi dei vantaggi che sono la formazione, ma possono essere anche il dialogo con professionisti di altri ambiti. Anche questa è una cosa molto importante. Poi chi frequenterà l'ordine si renderà conto che è un'opportunità importante, anzi io direi fondamentale. Per quanto riguarda la libera professione, quindi l'attività, l'esercizio della professione di ingegnere in forma
libero professionale può essere esercitato sostanzialmente in forma individuale, in forma di associazione temporanea, in forma di associazione professionale, cosiddetto studio associato, come all'interno di una società di ingegneria o in una società per professionisti. Vediamo le varie tipologie. Quella individuale è la classica figura dell'ingegnere, quindi una volta laureato, una volta abilitato, con la mia bella partita IVA, apro uno studio, ovviamente dovendo fare degli investimenti cospicui, perché insomma fra abilitazioni, iscrizione all'ordine, apertura di una partita IVA, iscrizione in arcassa con la necessità ovviamente di contribuire a quello che è il sistema previdenziale facendo dei versamenti, insomma non è una roba semplice in termini economici. Comunque diciamo che fatto tutta questa trafila, spesi tutti questi soldini, si apre uno studio, a questo punto qui diciamo che iniziamo a essere sul mercato e andiamo a instaurare con i clienti che eventualmente verranno da noi, e anche questo non è una cosa per niente scontata né per niente semplice, un rapporto che è di carattere fiduciario. Questo va sottolineato, cioè il rapporto che si instaura fra noi e il nostro committente, il nostro cliente, è un rapporto rigorosamente personale, che quindi fa sì che la nostra opera intellettuale ci vada, come dire, a responsabilizzare sia sotto il profilo civile che quello penale, quindi è un rapporto personale fra noi, il committente e il cliente, in cui dobbiamo obbedire, ovviamente dobbiamo rispettare le leggi e quello che è il codice deontologico, che poi sarà oggetto di un successivo intervento. L'associazione temporanea. Perché nasce l'associazione temporanea? L'associazione temporanea nasce perché, soprattutto in ambito di grandi opere, è evidente che non si può pensare ad avere un unico ingegnere che abbia, come dire, tutte le competenze e si occupi di tutti gli aspetti di un progetto che talvolta, potete ben immaginare, è articolato e fatto di tante parti, una parte strutturale, una parte impiantistica, e chi più ne ha più ne metta. Quindi in questi casi, laddove si vada a partecipare a dei concorsi che prevedono appunto la presa in carico di un pezzo della, diciamo, della grande opera, più volte diciamo viene data la possibilità di fare la cosiddetta associazione temporanea, cioè più ingegneri si mettono insieme e rimangono insieme in questa sorta di associazione per tutto il tempo in cui non si diciamo si sviluppa e si giunge a compimento dell'eventuale incarico che si è ricevuto. Essendo diciamo una forma di associazione temporanea, diciamo che non ci sono delle regole ben precise. È vero che coloro i quali fanno parte di questa associazione temporanea rispondono singolarmente per l'attività che vanno a svolgere, quindi diciamo che valgono le regole che valgono anche per quanto riguarda l'esercizio della professione in forma individuale. Altra forma molto 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 diffusa, e questo forse per quello che dicevo prima, cioè da soli magari si ha più difficoltà a fare gli investimenti, se ci mettiamo insieme più professionisti, se non altro riusciamo a, come dire, a condividere e a dividere fra di noi dei costi fissi che sono quelli dell'affitto, delle utenze, e quindi lo studio associato è abbastanza diffuso, almeno lo era in passato, adesso di meno, ma insomma comunque c'è ancora questa possibilità. Lo studio associato va riferito a una normativa, a una disciplina che è data dalla legge 1815 del 1939, che va proprio a disciplinare giuridicamente quelle che sono le associazioni professionali, ovvero i cosiddetti studi associati. All'articolo 1 viene statuito che per poter fare parte di un'associazione professionale i singoli componenti, i singoli associati debbono avere ognuno di loro ovviamente i titoli necessari e l'abilitazione necessaria per esercitare la professione. In ogni caso viene detto sempre in questo articolo 1 che lo studio associato deve essere, nel caso degli studi di ingegneri, deve avere una denominazione che è fatta di una prima parte che è studio tecnico e di una seconda parte in cui vengono esplicitati il nome e il cognome dei singoli associati con il relativo titolo professionale. Per quanto riguarda lo studio associato, il DPR 917 del 1986 all'articolo 5 prescrive che per poter mettere su uno studio associato c'è bisogno di un atto costitutivo che può avere forma di atto pubblico, quindi andiamo dal notaio sostanzialmente, lo andiamo a sottoscrivere, oppure anche di scrittura privata, però autenticata, quindi
comunque dobbiamo poi andare da un pubblico ufficiale che vada a autenticare le firme apposte sull'atto costitutivo. È possibile per uno studio associato avere una sigla, un logo, un marchio, insomma qualcosa che identifichi, tipo che posso dire studio associato Partenope, non è molto originale, insomma dà l'idea. In ogni caso, anche se io scelgo un nome identificativo, i nomi degli associati devono essere sempre esplicitati. Questa prescrizione da parte della legge con cui appunto si andavano a introdurre questo tipo di associazione tra professionisti trae origine dal fatto che questa legge, che appunto la 1815 del 1939, fu emanata nel periodo delle restrizioni razziali. Quindi che cosa il legislatore in quel momento che cosa voleva evitare? Voleva evitare che alcuni professionisti che erano stati esclusi dalla vita professionale proprio per causa di queste scellerate leggi potessero, diciamo, continuare a esercitare sotto mentite spoglie, cioè all'interno di uno studio associato. E allora si disse, bene, studio associato sì, ma i nomi devono essere ben visibili perché dobbiamo sapere chi c'è dentro. Per cui anche questo tentativo di eludere le prescrizioni razziali, diciamo, fu vanificato. Lo studio associato può avere varie forme, ma può avere, dal punto di vista, diciamo, di società, può essere anche strutturato, può essere istituito sotto forma di cooperativa. È possibile, questo sempre il legislatore l'ha stabilito, fare studi associati fra ingegneri e architetti, ma non è possibile ad esempio fare uno studio associato fra ingegneri e geometri, perché sempre il legislatore ritiene che si tratti di professionisti che hanno diverso livello e hanno diverse competenze, per cui insomma, si prevede che questa cosa non sia possibile. Giusto o no che sia, insomma, ognuno faccia le proprie valutazioni, però la legge prescrive questo. Importante, lo studio associato, la normativa prevede il vincolo dell'esclusiva. Che significa? Se io faccio parte insieme ad altri di uno studio associato, non è che poi parallelamente posso sviluppare la mia attività nello stesso ambito professionale, fare concorrenza allo studio associato. Se sono nello studio associato, ho il vincolo di esclusiva, cioè posso operare portando i miei clienti soltanto all'interno dello studio associato. Poi gli accordi economici che vengono fatti all'interno sono altra cosa, però è un dato di fatto, io il cliente non lo posso gestire al di fuori dello studio associato, cosa molto importante. In ogni caso, questo per diciamo agganciarci a quello che era stato detto prima, c'è comunque anche nello studio associato, viene salvaguardato il carattere rigorosamente personale della prestazione, nel senso che all'interno dello studio associato io porto il mio cliente, che diventa un cliente dello studio associato, però è pur vero che il rapporto di tipo professionale ce l'avrà soltanto con me e quindi tutte le responsabilità che sono inerenti alla mia prestazione sono in capo a me, nel senso sono sempre io il responsabile. Tant'è vero che se all'interno di uno studio associato, per qualsiasi motivo, un cliente viene passato da un associato all'altro, bisogna mettere nero su bianco questo passaggio in modo tale che si possa eventualmente poi andare a individuare la responsabilità in capo a chi è malauguratamente succedesse qualche cosa. Attenzione a non confondere lo studio associato con l'ufficio condiviso o con il co-working. Ufficio condiviso, vi faccio un esempio riferendomi a un fatto di cronaca. Credo qualche anno fa, forse un annetto fa, quando era ancora precedente presidente del Consiglio, il presidente Conte venne coinvolto in una polemica, mi pare proprio fosse dalle Iene, in cui si diceva che lui era diventato professore ordinario in un concorso dove Guido Alpa, che era un noto giurista, insomma un avvocato, aveva fatto praticamente, era membro della commissione, ed era un suo associato, sosteneva questa accusa. Conte si divise dicendo, guardate, vi state sbagliando, non eravamo associati, avevamo soltanto un ufficio condiviso, ovvero sia, io avevo nel grande studio Alpa una stanzetta che pagavo l'affitto, beneficiavo della segreteria, delle spese, diciamo, dei servizi telefonici, ma pagavo per questi, per cui non ero un associato. Allora, l'ufficio condiviso è il caso in cui non io e un altro collega ingegnere non facciamo appunto uno studio associato, quindi non facciamo nessun atto costitutivo che ci mette insieme, quindi ci potremmo fare anche concorrenza fra di noi a questo punto, però decidiamo di prendere un appartamento insieme, una stanza la prendo io, una stanza la prende lui, tutto al più
prendiamo una segretaria che, diciamo, sostanzialmente svolge il servizio di segreteria per entrambi, ci dividiamo le spese sia di affitto che di servizi, ma ognuno di noi ha una partita IVA ed è separato dall'altro. Coworking, invece, è una forma abbastanza moderna, ormai non dire più moderna, perché sta almeno da una decina d'anni, che potrebbe essere utile per chi parte, per chi comincia, perché ci evita di avere dei costi fissi. Soprattutto nelle grandi città, a Napoli, a Roma, ma anche a Napoli, insomma, ci sono delle società che danno la possibilità di fittare un posto, diciamo, lavoro, in una, magari in un open space, quindi ho la mia postazione dove posso lavorare con tutti i servizi, la connettività, la linea telefonica e quant'altro. E poi in questo spazio c'è la possibilità di fittare, a seconda delle esigenze, una sala riunioni piuttosto che uno studio direzionale, laddove io abbia bisogno di fissare un appuntamento con dei clienti importanti, quindi li voglio ricevere in un ambiente, diciamo, adeguato, e quindi vado a fare un pay per use. Quando mi serve la sala riunioni, la fitterò e pagherò soltanto l'utilizzo in quelle 2 ore, 3 ore che mi servirà. Questo può essere utile perché ci aiuta a non avere dei costi fissi, ad abbatterli radicalmente. Quindi potrebbe essere una formula, anche se devo dirvi la verità, insomma, grosso successo mi pare che non l'abbia avuto, però tant'è che c'è. Allora, per quanto riguarda la società di ingegneria e la società tra professionisti, sono delle alternative entrambe allo studio associato. Vi ho portato un pochettino di riferimenti normativi, poi se vorrete, insomma, andate ad approfondire. Nella slide successiva ho riassunto quelle che sono le principali differenze tra queste due possibilità di esercizio della professione. E partendo dalla società di ingegneria, la società di ingegneria che, diciamo, è precedente a quella tra professionisti, è nata per lavorare soltanto in ambito pubblico, quindi può svolgere quelle che sono le classiche funzioni che noi ritroviamo in un appalto pubblico, quindi dalla progettazione, qui scrivo preliminare, in realtà adesso non si chiama più preliminare, ma si chiama studio di fattibilità, quella definitiva, o piuttosto che la direzione dei lavori e quant'altro. Quindi la società di ingegneria partecipa a questo tipo di gare per queste varie tipologie di prestazione e esercita, diciamo, se vince ovviamente va poi a svolgere queste funzioni. Cosa importante, che fu anche motivo, diciamo, inizialmente di qualche timore, c'è da dire che la società di ingegneria può essere anche con un capitale di un non ingegnere, quindi ci può essere qualcuno che mette i soldi, che è ingegnere, non lo è, forma questa società di ingegneria, poi prende degli ingegneri, li assume, li tiene a stipendio, li paga, e quindi inizialmente soprattutto si temeva che questo avrebbe in qualche modo limitato, e in parte è stato così, diciamo, quelle che erano le possibilità di un ingegnere libero professionista. La società di ingegneria non deve essere iscritta all'ordine. La società tra professionisti è, diciamo, una tipologia piuttosto recente, da qualche anno è possibile farla, lavora sia con pubblico che con privato, può svolgere più attività professionali proprio perché è multidisciplinare, quindi all'interno della società ci possono ritrovare varie figure, cosa che per esempio nello studio associato abbiamo visto che non è possibile. Quindi in una società professionisti possono trovare architetti, ingegneri, avvocati, geometri, tutto quello che voglio. Anzi, secondo me la forza di una società professionisti è quella proprio di dare un servizio a tutto tondo, quindi di riuscire a rispondere alle esigenze, alle più varie esigenze, al cliente che si presenta. Ci possono essere soci che sono appunto portatori di capitale, quindi diciamo non professionisti, ma i 2/3 del pacchetto societario devono essere gestiti in possesso dei soci professionisti. La società per professionisti deve essere iscritta a una sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine. Quale ordine? Non c'è, la legge non dice specificamente, perché appunto se è multidisciplinare, a quale ordine si dovrebbe iscrivere. In teoria si potrebbe iscrivere a più ordini, insomma, poi è una scelta che va fatta dai soci appunto di questa società tra professionisti. E iniziamo a individuare quelle che sono, che vi dicevo prima, le compatibilità, ma soprattutto le incompatibilità. Partiamo dal libero professionista che svolge anche attività commerciale o imprenditoriale. Iniziamo col dire che l'utilizzo del titolo dottore ingegnere, dottore in ingegneria, non ha alcun tipo limite di legge. Cioè, se io sono dottore in ingegneria, ancora prima di essere abilitato, posso utilizzare questo titolo qualsiasi cosa io faccia. E questo senza, come abbiamo detto prima, senza aver superato l'esame di Stato, senza essere neanche iscritto all'albo professionale. Io, dopo la laurea, sono dottore in ingegneria. Anzi, sono, a seconda del tipo di laurea, dottore, dottore magistrale o dottore in ricerca.
di ricerca, lo posso utilizzare, non vi è alcuna limitazione, nessuna limitazione di legge. Se sono però un ingegnere iscritto all'albo, lì bisogna stare attenti, nel senso che esistono delle limitazioni, delle incompatibilità, e non posso utilizzare il mio titolo in quanto ingegnere con leggerezza, anche per rispetto a quelli che sono i dettami del codice deontologico. Innanzitutto, un ingegnere che fosse, ad esempio, da una parte appunto consulente progettista di un cliente, dall'altra parte avesse una società che fornisce materiali o servizi, non può assolutamente da una parte progettare, da un'altra parte offrire fornitura di servizi e materiali con la sua società. Questo la legge lo proibisce. In generale, ogni qualvolta io sono iscritto all'ordine professionale, quindi esercito la libera professione, bisogna, se svolgo anche delle attività commerciali imprenditoriali, non danneggiare, diciamo il codice deontologico, quella che la figura, il prestigio in quanto professionista. Questo, come dicevo, per rispetto a quella che è l'etica professionale che ritroviamo nelle norme deontologiche. Qui riporto un esempio. Sulla carta intestata, se è una ditta che si occupa di determinate cose, dovrei evitare di mettere riferimenti a quella che è la mia attività svolta come ingegnere libero professionista. In generale, come vi dicevo, se sono un ingegnere, sarebbe auspicabile che non è che di mattina faccio l'ingegnere e di sera faccio un'altra attività, magari palesando che sono un ingegnere, che però può recare, diciamo, danno alla figura professionale. Sembra una roba molto antica, però credo che sia importante anche la forma. Anzi, come dico spesso io, la forma è sostanza. Andando avanti, per quanto riguarda il libero professionista che avesse degli incarichi temporanei tecnici presso comuni, province che adesso sono città metropolitane o regioni, bisogna stare attenti a evitare di svolgere, come dire, di fare il doppio gioco. Se da una parte sto svolgendo anche un incarico temporaneo all'interno di un'amministrazione, devo evitare, questo da un punto di vista deontologico, ma non solo deontologico, di fare poi dall'altra parte di seguire un cliente che magari si rivolge a quella pubblica amministrazione. Capite bene che mi ritroverei da una parte a essere il controllore, da un'altra parte il controllato. E questo, al di là di tutto, non è soltanto un problema di carattere deontologico, ma costituirebbe interesse privato in atti d'ufficio, che è un reato penalmente perseguibile. Quindi attenzione, se sto svolgendo anche in maniera temporanea un incarico all'interno di un ufficio tecnico, non posso assolutamente segnarmi poi di portare una pratica di un cliente che magari esiste su quella amministrazione. Aspetterò di terminare questo incarico temporaneo e poi dopo normalmente potrò farlo. Per quanto riguarda l'ingegnere dipendente, piccola precisazione prima di entrare nel merito delle compatibilità e dell'incompatibilità: quando è che un ingegnere è considerato dipendente? Banalmente, quando la sua prestazione viene compensata a stipendio, e tutti quelli che sono gli oneri relativi ai versamenti, agli adempimenti di tipo contributivo, sono a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda il dipendente di un datore di lavoro privato, non c'è nessuna norma esplicita che vieti il fatto che io possa parallelamente svolgere anche attività libero professionale. Ovviamente esiste una norma, sono gli articoli 2104 e 2105 del codice civile che lo indicano, che io non posso ovviamente da una parte essere dipendente, dall'altra parte facendo attività libero professionale fare concorrenza al mio datore di lavoro. Capite bene che non ci stanno in giro né in terra. E in ogni caso questa mia attività libero professionale parallela non deve compromettere quello che è il mio rendimento all'interno della prestazione dal lavoratore dipendente. Anche questo, voglio dire, è una questione di buonsenso, ma insomma vale la pena sottolinearlo. In ogni caso, diciamo che quasi sempre, laddove il lavoro, il rapporto di dipendenza è a tempo pieno, all'interno del contratto viene vietata la possibilità di svolgere parallelamente, diciamo, attività libero professionale, per cui, diciamo, il problema si elimina proprio perché il contratto toglie questa possibilità. Per quanto riguarda genericamente i cosiddetti impiegati dello Stato, c'è un articolo, l'articolo 60 del DPR numero 3 del 1957, che è il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
che dispone tu cur che l'impiegato non può esercitare alcun tipo di professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare incarichi in società costituiti ai fini di lucro. Quindi questo sembrerebbe, diciamo, abbastanza tombale, nel senso che un impiegato dello Stato non dovrebbe poter fare esercizio della professione libera. E questa incompatibilità vale anche per chi non è ancora di ruolo. È vero anche che comunque questo stesso diciamo DPR all'articolo 61, secondo comma, già inserisce un'eccezione. Dice comunque è vero questo, ma si può essere prescelti come periti o arbitri, sempre ovviamente previa autorizzazione del Ministero o comunque del proprio capo ufficio. È palese che laddove ricadessi in questa diciamo eccezione, mi venisse data la possibilità con un permesso esplicito di poter svolgere questa attività libero professionale, io poi ricado per quanto riguarda l'esercizio di questo tipo di attività libero professionale, diciamo alla disciplina dell'ordine, vale anche per me, anche se sono un ingegnere dipendente. Per quanto riguarda comuni, province, città metropolitane che dir si voglia e loro consorzi, quindi loro partecipate, direi io. Anche qui c'è, diciamo, l'incompatibilità con l'esercizio di qualunque tipo di professione. Anche qui, però, ovviamente, si può, ci sono delle eccezioni, ad esempio, si può far parte dell'amministrazione, ma direi anche della, diciamo, dei tecnici. Spesso voi sapete che in ambito pubblico, soprattutto, questo soprattutto in passato, si creavano delle cooperative per l'edilizia agevolata, per cui in quel caso lì, che ovviamente era in una di queste società, ovviamente veniva messo in condizione di poter comunque dare il proprio contributo nella progettazione, nella direzione lavori e quant'altro di queste cooperative. Ovviamente, bisogna sempre essere esplicitamente autorizzati per poterlo fare. E anche qui, come dicevo prima, insomma, vale sempre lo stesso discorso. Se sono diciamo facoltato a fare questa attività libero professionale, poi ricado in quelle che sono la disciplina dell'ordine. Piccola eccezione per la regione, ma neanche tanto, per la regione vale quello che vale per gli altri dipendenti dello Stato, però talvolta capita che soprattutto per professionisti di provata esperienza e accertata capacità si vadano a sottoscrivere degli accordi professionali per cui la prestazione, sebbene sia quasi un contratto a tempo indeterminato, si va a instaurare un rapporto che non è di lavoro subordinato, ma di prestazione di opera intellettuale. Quindi diciamo in quel caso lì io posso, se ho questa tipologia di contratto con la regione, posso in parallelo svolgere l'attività libero professionale, ma diciamo che sono delle eccezioni alla regola. Vabbè, anche qui era sempre la solita ripetizione, se faccio libera professione da dipendente regionale devo poi sottostare a quelli che sono i dettami della disciplina ordinistica. Per quanto riguarda i dipendenti a tempo parziale, vale quello per quanto abbiamo detto finora per quelli a tempo pieno, cioè non c'è differenza, non è che il tempo parziale mi autorizzi a poter fare delle cose che il tempo pieno non può fare. La razza è molto semplice, diciamo, vale lo stesso esempio fatto prima. Se sono a tempo parziale in un ufficio tecnico, non vorrei mai che, insomma, una mattina sono nell'ufficio tecnico, un pomeriggio, nell'altra metà del mio tempo lavorativo, uno studio e porto alla pratica che poi al mattino successivo andrò a esaminare io. Quindi per evitare qualsiasi tipo di conflitto di interessi, si dice tu cur. Chi fa ovviamente ha un rapporto di dipendenza con un ente pubblico non può esercitare, non può fare esercizio della libera professione, a meno delle eccezioni che abbiamo visto prima. A questo diciamo quadro d'insieme sfuggono, qualcuno di voi sicuramente lo saprà, perché magari ci sono anche tra i collegati dei docenti di scuola pubblica, appunto il docente di scuola pubblica. Proprio perché c'è un decreto legislativo che è il 297 del 1994 che stabilisce che il personale docente, chiedo scusa, ha la possibilità di esercitare la libera professione. Ovviamente dice, e mi pare anche qui una questione di buonsenso, lo può fare a condizione di non recare pregiudizio a quella che è la sua attività di docenza o comunque con un'attività che non sia incompatibile con quelle che sono le attività dell'istituto. In ogni caso, per poter svolgere questa attività libero professionale, se sono appunto iscritto all'ordine e faccio quindi anche docenza in scuola pubblica, anche se non sono di ruolo, anche se sono un supplente, devo sottoporre una richiesta di autorizzazione alla dirigenza scolastica e questa autorizzazione
è valida per un singolo anno scolastico, quindi ogni anno mi devo ricordare di farla perché in mancanza di questo, in teoria, ma anche in pratica, non potrei esercitare perché non sono stato autorizzato a farlo. Diciamo che il dirigente ci autorizza, però non lo dobbiamo fare comunque questa richiesta. Passiamo invece a quelli che sono i docenti universitari, qui invece è un pochettino diversa la cosa. Per quanto riguarda i professori straordinari, ordinari, associati, c'è la doppia possibilità, quello del tempo pieno, nel caso il docente sia a tempo pieno, il DPR 382 del 1980 dice che la docenza è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività professionale e di consulenza esterna, questo eccetto le perizie giudiziarie, quindi posso essere CTU, posso essere CTP, posso essere perito nell'ambito di un procedimento di tipo penale, e anche alla partecipazione di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, quindi in enti pubblici territoriali o in enti di ricerca. Quindi diciamo circoscrive il rapporto con il privato abbastanza, nel senso che in certi incarichi non potrò prenderli, però mi dà la possibilità di fare tante altre cose. Per poter, diciamo, evidenziare che il professionista iscritto all'ordine è un professore universitario che è a tempo pieno, esiste all'interno dell'albo una sezione che è appunto un elenco speciale dove sono a cura del rettore vengono comunicati i docenti che hanno optato per il tempo pieno e che quindi hanno delle limitazioni nell'esercizio della libera professione. Se invece il docente universitario opta per il tempo definito, allora in quel caso lì, sempre per il DPR 382 del 1980, il docente può svolgere qualsiasi tipo di attività libero professionale. Il docente deve, per poter optare per il tempo definito, deve appunto inviare una domanda al rettore e questa opzione vale proprio per un biennio, quindi per 2 anni deve poi permanere in questa diciamo, categoria del tempo definito. Per i ricercatori universitari c'è il divieto di svolgere qualsiasi tipo di attività professionale, se non quelle appunto interne convenzionate alla struttura di appartenenza. Queste attività possono essere svolte dopo la conferma in ruolo con lo stesso tipo di opzione che abbiamo visto prima per il docente universitario, quindi in regime di impegno a tempo definito oppure a tempo pieno. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, per qualsiasi domanda, come diceva anche il collega De Rosa, vi lascio il mio indirizzo di posta elettronica, vi ho messo anche questo indirizzo, magari vi lascio qualche istante per poterlo copiare, dove già da subito potete, se avete necessità e voglia, scaricare le slide che ho presentato in questo mio intervento. Ringrazio ancora e passo la parola a Giovanni Capozzi. Bene, c'è in privato è pervenuta una domanda di tipo previdenziale, però credo che a questo punto la gireremo poi al momento opportuno quando alla fine del webinar si aggiungerà l'ingegnere De Maio. Intanto io mi accingo a dare la parola all'ingegner Ciro Vitale che ci parlerà di gli obblighi del professionista in materia di prevenzione incendi, una materia estremamente gettonata e oggetto di numerosi corsi di formazione, di conferme di abilitazioni e quant'altro. Allora, sono intanto caricate le slide dell'ingegnere Vitale. Ricordiamo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Io ora visualizzate le slide. La parola all'ingegnere Vitale, prego. Buonasera, ringrazio voi tutti di aver partecipato e di avermi concesso un angolo dedicato alla figura del professionista nell'ambito della prevenzione incendi. Ora, prima di iniziare l'intervento, vorrei un desiderio estendere i saluti del direttore regionale che avrebbe tanto desiderato salutare voi tutti, ma non ha potuto per un impegno improvviso istituzionale. Quindi mi occupo io di estendere i saluti, augurandosi di rivedervi presto nella grande famiglia dei professionisti antincendio, che adesso andremo un attimino ad esaminare.
Ringrazio anche l'ingegner De Rosa, tra le altre cose, che è stato che ha in maniera lungimirante anche accennato al discorso relativo al corso base di 120 ore che adesso andremo un attimino a sviluppare. Dunque, adesso ci soffermeremo isolando un attimino da quelle che sono le nozioni tecniche, quindi non parleremo della norma tecnica cogente. Quindi parlo delle varie RTB, regole tecniche verticali, regole tecniche provvisionali, parleremo esclusivamente della parte amministrativa, quindi per capire un attimino la figura del professionista antincendio, come sia importante nell'ambito appunto del compito istituzionale dei vigili del fuoco e quante responsabilità abbia a causa del proprio lavoro. Ora, per far ciò dobbiamo un attimo soffermarci a quello che è stato un attimino l'aggiornamento, specialmente nell'ultimo ventennio, per quello che riguarda le professioni tecniche intellettuali, che ha visto praticamente in cinque norme delle importanti novità. Il DPR 5 giugno 2001, che ha riformato appunto la disciplina delle professioni intellettuali tecniche, il DPR 6 giugno, il testo unico sulle costruzioni del 2001, il DL 24 gennaio 2012, il famoso decreto liberalizzazioni che ha abolito le tariffe professionali, quindi ha sancito la protezione fra il professionista ed il cliente, il DPR 7 agosto 2012 numero 137, che ha introdotto appunto il continuo e costante dovere della giornata del professionista appunto al fine di garantire la qualità e l'efficienza del proprio lavoro, un tanto giustamente sottolineato dall'ingegner De Rosa. La legge 14 giugno 2013 emanata nei rispetti dei principi dell'Unione Europea. Tra le attività professionali riservate troviamo il progetto di prevenzione incendi, secondo quanto stabilito dal DPR 151/2011. E questo è quello che ci interessa da vicino. L'attuale disciplina antincendio propone il nostro ordinamento italiano all'avanguardia, premesso che unico caso in Europa, al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è affidata la competenza esclusiva, quindi al Ministero dell'Interno, è affidata la competenza esclusiva di tutto ciò che riguarda la materia specialistica dell'ingegneria progettuale, che appunto occupa uno spazio fondamentale nel campo della sicurezza aziendale, nell'ottica della salvaguardia della vita umana, dell'incolumità delle persone, della tutela dei beni e dell'ambiente. Ovviamente, per far ciò viene richiesta una preparazione tecnica approfondita, una mentalità aperta all'approccio prestazionale, quindi non più all'approccio prescrittivo, un abbandono definitivo del sistema antincendio prescrittivo, una diffusione capillare dei contenuti, quindi un continuo aggiornamento con le proprie potenzialità e vantaggi, e una formazione chiaramente continuamente professionale continua. Nel suo ambito, quindi, il professionista, ecco, la vostra figura assume il ruolo di garante e tutore della sicurezza e dell'applicazione di tali principi ispiratori dell'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Quindi, esuliamo un attimino da quelle che sono le questioni prettamente tecniche e andiamo a vedere un attimino più da vicino il professionista quale garante di un livello adeguato di protezione. E il discorso che più in questa sede tengo a precisare, siete voi a svolgere l'attività connessa all'antincendio attraverso la predisposizione di certificazioni e la redazione di progetti sottoscritti. Si parla oggi, infatti, non più di pratica di prevenzione incendi, bensì di progetto di sicurezza antincendio. Ovviamente, per far ciò in sede di progetto, dobbiamo a questa attività bisogna dare uno sguardo particolare a quelli che sono i propri obblighi, cioè bisogna redigere un progetto in base a quanto concordato con il cliente e nel nostro campo soprattutto alle regole tecniche e alle norme giuridiche. Quindi, quali sono in realtà le caratteristiche che deve avere oggi un professionista antincendio? Egli è uno specialista della sicurezza antincendio. È una disciplina articolata in continua evoluzione che necessita di strumenti avanzati, alcuni messi anche a disposizione dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che
e non può essere più appannaggio di tecnici generalisti, bensì di tecnici specializzati in questo settore. Quindi oggi il professionista ha un ruolo propositivo verso il committente e verso il gruppo di progettazione, offrendo diverse soluzioni grazie all'approccio prestazionale, e dunque ricopre, soprattutto offre un'offerta valoriale per la crescita dell'attività. Quindi praticamente il suo valore aggiunto va oltre la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti, quindi una riduzione dei costi, minori vincoli, una continuità di esercizio, un recupero del patrimonio edilizio, eccetera. Quindi la figura del professionista oggi, il nuovo ruolo del professionista ad incendio, ci viene offerto dal codice una grande opportunità, e soprattutto il codice, come vedremo fra poco, ha accelerato il filone normativo relativo alla prevenzione incendi. Aspetti tutti questi che devono essere alimentati dall'impegno costante, con lo sviluppo anche delle soluzioni alternative, grazie anche all'approccio della Fire Security Engineering, che incrementa le potenzialità a disposizione dei professionisti. Quindi, per apportare un valore aggiunto dell'offerta progettuale, la prestazione professionale deve diventare propositiva e non deve chiudersi più nella vecchia logica che fino ad oggi avevamo di assolvere ad un obbligo. Ovviamente c'è stata un'evoluzione, quindi parlando dell'inquadramento del ruolo, quindi il livello di coinvolgimento del professionista ha visto la sua figura evolversi nel tempo, si è modificata. Ma soprattutto in questa sede è opportuno evidenziare che la conoscenza delle attività di competenza del ruolo del professionista antincendio è essenziale per un'idonea valutazione della responsabilità professionale. Ecco, questo è un aspetto molto delicato, che il professionista antincendio, ora oggi lo accenneremo, ma in realtà grazie a un'antinomia del diritto, un contrasto che c'è fra il testo unico 81/2008 e il codice di prevenzione incendi, è esposto a giudizio della magistratura, che comunque al di là di quello deve sempre trovare un colpevole. Dunque, in particolare, dobbiamo stare attenti alla diligenza, alla perizia e alla prudenza nello svolgimento dell'attività professionale. Quindi dobbiamo stare attenti a quelli che sono tutti gli sviluppi della responsabilità e contrattuale ed extracontrattuale, dettati da una parte dall'articolo 1218 e dall'altra parte dall'articolo 2043 del Codice Civile, dell'obbligazione di mezzi e di risultato, della concorrenza di responsabilità e della solidarietà nell'esercimento del danno, e in fatti commissivi e soprattutto in fatti omissivi. Quindi la responsabilità del professionista non si limita solo a quelle che sono le caratteristiche dell'evento, ma ne risponde anche se l'evento non si è manifestato. E quindi delle competenze che sono assegnate per legge al professionista. Quindi nel quadro legislativo di riferimento che ha modificato, soprattutto nell'ultimo ventennio, il panorama delle competenze, delle responsabilità e degli obblighi, abbiamo visto accrescersi il principio della sussidiarietà, ovvero sia una soluzione per sgravare gli oneri della pubblica amministrazione e per snellire i procedimenti. Tale principio della sussidiarietà è stato individuato fin dalla legge 818 del 1984 ed è maturato successivamente in diversi atti legislativi che nel tempo hanno appunto variato il livello di coinvolgimento del professionista antincendio. Il principio ispiratore della sussidiarietà, il principio al quale si lega, quale si legheranno tutte le responsabilità e deontologiche e penali e civile professionista, è rappresentato dall'estensione dell'utilizzo delle certificazioni, delle autocertificazioni, che opera un travaso di responsabilità nei confronti del professionista antincendio. Quindi, cosa è successo? Da un suo iniziale coinvolgimento marginale, oggi si è giunto a un ruolo più qualificante nei contenuti professionali e anche nelle funzioni espletate, che un tempo erano esclusivamente tipiche dell'organo di vigilanza. Questa evoluzione, come l'abbiamo accennato, ha comportato ovviamente una maggiore responsabilità professionale
accentuato oggi ancora di più in quanto non è più previsto il parere preventivo, almeno per le attività in categoria A. Ora vedremo quali sono queste attività per le quali il progetto non va più presentato a comando dei vigili del fuoco. Dunque, come vedremo, i nuovi procedimenti sostanzialmente riducono il carico di lavoro sui comandi dei vigili del fuoco nel quadro della riduzione degli oneri amministrativi delineati per gli obiettivi di semplificazione voluti dal governo. Quindi il principio della sussidiarietà non è altro che un da inizio a un processo di semplificazione, da una parte meno ingerenza dello Stato e le facilitazioni per i cittadini, dall'altra parte maggiori responsabilità dei titolari e dei professionisti. Quali sono? Ecco, ora vediamo un attimo il quadro normativo brevemente. I principali atti legislativi che hanno introdotto e variato nel tempo il concetto di coinvolgimento del libero professionista nel percorso che porta appunto alla certificazione di conformità antincendio di una determinata attività, sono sostanzialmente la legge 818-84, che ho accennato poc'anzi, dove nasce la figura del professionista antincendio, una prima figura che poi è stata sviluppata successivamente. Il famoso decreto legislativo 8 marzo 2639, che ha introdotto la SCIA antincendio. Il decreto legislativo 81/2008, il testo unico sulla sicurezza, per quanto riguarda gli aspetti antincendio, vale quanto tutto già previsto dal decreto legislativo 139. A noi in particolare interessa ciò che recita l'articolo 46. Il DPR 151/2011, che regolamenta l'uso della SCIA antincendio, che rappresenta il primo atto del processo di semplificazione. Il DM 5 agosto 2011, che cita l'aggiornamento e la formazione specifica del professionista. Il DM 7 agosto 2012, dove viene specificato il ruolo del professionista e quindi stabilisce le sue competenze, nonché il secondo atto del processo di semplificazione, il codice di prevenzione, il nuovo codice di prevenzione incendi, grazie al DM del 3 agosto 2015. Codice che ha rappresentato un pilastro nell'evoluzione dell'attività del professionista e che subirà, ha subito in parte alcune variazioni e che soprattutto è la base di quello che saranno gli orizzonti del lavoro del professionista, che sarà coinvolto totalmente quando si arriverà ad un concetto di sussidiarietà totale. Cioè i professionisti saranno gli esclusivi mandatari, esecutori e responsabili di tutto ciò che concerne la prevenzione incendi. Quindi vedete quale compito importante riveste la figura del professionista. In realtà questo ruolo è stato sempre riconosciuto. Abbiamo detto, come ho accennato poc'anzi, che la legge 818 ha regolamentato per la prima volta il professionista abilitato alla prevenzione incendi e ha previsto dei precisi requisiti professionali per l'iscrizione in appositi elenchi del Ministero, iscrizione che lo autorizza a rilasciare le certificazioni. Questa previsione legislativa rispondeva all'esigenza che le attestazioni, le certificazioni, i collaudi derivassero da fonti affidabili e tecnicamente preparate, introducendo così per la prima volta il coinvolgimento del professionista in tale percorso autorizzativo. Successivamente il DL 25 marzo 85 aveva previsto che per l'iscrizione al Labo aveva individuato delle categorie, aveva i professionisti che già erano godevano di un'iscrizione al Labo da 10 anni, nonché per i nuovi iscritti un'anzianità almeno di 2 anni. Questo è un primo momento. Per fortuna adesso questa normativa è stata variata. Dobbiamo accennare necessariamente un pilastro dettato dal decreto legislativo 139/2006, ovvero sia l'articolo 16, certificati di prevenzione incendi, i comma 2 e comma 4. V'è da dire necessariamente che questo articolo, dalla legge Madia, il capoverso di questo articolo è variato, non si intitola più certificati di prevenzione incendi, bensì procedure di prevenzione incendi. Il comma 2, così come è stato successivamente modificato dal DPR 151 del 2011, recita che certificati di prevenzione incendi rilasciato dal competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate
resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili dell'attività e a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta. Il comma 4 è ancora più specifico, ovvero sia recita: il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e indicazioni attestanti la conformità alle attività della normativa di prevenzione incendi, rilasciata da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti a domanda in appositi elenchi del Ministero dell'Interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione per gli elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno. Questo decreto ha visto la luce con DPR 151/2011. Ora, a partire dal 2011, ecco che arriva la prima rivoluzione: vengono pubblicati degli importanti atti legislativi. Il primo, l'istituzione del DPR 151, che ha introdotto la SCIA, l'assegnazione certificata di inizio attività ai fini vigili WWF. Primo atto del processo di semplificazione, quindi ha revisionato totalmente il sistema amministrativo procedurale, che rappresenta tuttora un'opportunità per il professionista, dall'altra parte una fonte di eventuali responsabilità. Questo DPR nasce nell'affidamento della certificazione, nasce dall'affidamento nella certificazione del professionista. Dunque, i nuovi compiti dettati dal DPR 151, pubblicato il 1 agosto del 2011, quali sono? Ha introdotto dei nuovi compiti, ha fornito un nuovo elenco di attività soggette. Ora, ricordiamo, devo necessariamente ricordare che il DPR 151 è una norma amministrativa, non è una norma tecnica, così come lo è invece il codice di prevenzione incendi che ha visto la luce nel 2015. Il DPR ha precisato le procedure amministrative, ha regolamentato e ha introdotto l'obbligo della SCIA ai fini antincendio. Dunque, questa normativa intende e ha inteso snellire l'azione amministrativa e a rendere più efficace soprattutto l'azione di controllo dei comandi dei vigili del fuoco, che oggi concentra la sua opera di controllo specialmente sulle attività più a rischio. Anticipo, come voi ben sapete, quelle che rientrano nella categoria C. Lì il 100% delle SCIA antincendio presentate sono soggette a controlli. Il 100%. L'impianto della nuova prevenzione incendi richiede che il rispetto della normativa sia attestato e certificato. Quindi si passa dal tecnico WWF al libero professionista il potere e quindi anche la responsabilità di certificare un impianto o un requisito antincendio. Ora, vedete, io sottopongo e penso sempre questo tema, l'aspetto delle responsabilità. È importante, ovviamente, dato il tempo limitato, non lo accenneremo semplicemente in questa sede, perché memore del vecchio detto che non ha mai fallito, che la forza dell'avvocato è l'incertezza del diritto, abbiamo assistito negli ultimi anni a delle sentenze che hanno visto, ahimè, coinvolti i professionisti sulla base del fatto che il magistrato inquirente comunque doveva trovare un responsabile. Questo è un aspetto che dobbiamo curare in particolar modo, perché l'asseverazione, come vedremo fra un attimo, in realtà ha un'importanza fondamentale da un punto di vista giuridico, perché si ricollega questo termine a quelle che saranno le responsabilità e penale da una parte e civile dall'altra parte, che sono dettati dagli articoli 481 e 386. Quindi è molto importante, non solo ciò che prevede, tra le altre cose, come vedremo, l'articolo 20,2 del decreto legislativo 139. Quindi è un aspetto molto fondamentale, ma questo è comprensibile perché le responsabilità sono in diretta correlazione con l'importanza del ruolo che oggi ha il professionista antincendio. Quindi il DPR 151, brevemente, che abbiamo detto è una norma amministrativa procedurale, ha individuato 80 categorie che sono suddivise nelle classi A, B e C, secondo un principio di proporzionalità del rischio di incendio. Quindi anche gli adempimenti procedurali sono stati differenziati in relazione alla gravità del rischio per bilanciare appunto gli interessi fondamentali. E cosa significa tutto questo? Che vengono privilegiati i controlli
da parte del Vigile Fuoco per le attività più complesse a maggior rischio, quelle della categoria C, lasciando maggior spazio ai professionisti e ai professionisti abilitati e ai professionisti antincendio, perché entrambi entrano, sono soggetti in questa norma procedurale. Per i controlli nelle attività più semplici, che sono quelle delle categorie A e B, in queste categorie i controlli WWF sono effettuati prevalentemente a campione. Qui faccio un inciso: negli ultimi anni, specialmente nell'ultimo periodo, i controlli nella categoria A si sono intensificati, perché, ahimè, dopo le opportune verifiche, si sono accertate parecchie inadempienze in questo settore, mentre invece i controlli erano esclusivamente, come ho detto poc'anzi, al 100%, iniziale dal 100% per quelle attività che rientrano nella classe C. Dunque, l'atteggiamento del richiedente professionista verso la pubblica amministrazione si modifica. Prima cosa succede? Il privato inizia una o più attività soggette previo deposito della DIA, dichiarazione di inizio attività, e se non avesse avuto nulla in contrario, grazie a silenzio assenso, si partiva dopo 30 giorni con la propria attività. Oggi invece si modifica la situazione, perché il titolare dell'attività, datore di lavoro, legale rappresentante, segnala l'inizio dell'attività con la SCIA. Il tecnico abilitato assevera la conformità da un punto di vista antincendio. Il tecnico abilitato, che è la figura che stiamo vedendo oggi, è iscritto negli albi speciali, quindi il professionista antincendio certifica la conformità antincendio. Certifica la conformità antincendio, il valore della certificazione, che è fonte di responsabilità penali, civili, professionali, deontologiche del professionista. In via propedeutica, solo per alcune tipologie di attività più esposte, la categoria B e la categoria C, è necessario propedeuticamente presentare una richiesta di valutazione del progetto, cui è allegata appunto la documentazione tecnica predisposta. Non per le categorie di categoria, non per la, quando riguarda le attività di categoria A, dove il professionista ha campo di azione libero. Quali sono i contenuti dell'istanza di presentazione? La SCIA, quindi, è un fascicolo composto da più parti, sottoscritte da titolare dell'attività, da tecnico abilitato, da professionista antincendio, dal direttore dei lavori e dagli installatori. Ognuno di essi ha dei ruoli e delle responsabilità differenti. All'atto della presentazione, il comando dei Vigili del Fuoco effettua una verifica formale, non sostanziale, bensì formale della documentazione presentata. In caso di esito positivo, viene rilasciata la ricevuta SCIA. Questa ricevuta, che cos'è? Costituisce praticamente il titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività subitanea. Dalla data di presentazione decorrono 60 giorni entro i quali possono essere effettuati i controlli che accennavo poc'anzi. Possono, non devono, possono essere controllati. La differenza rispetto al DM 4 maggio 98 è la necessità di presentare l'asseverazione a firma di tecnico abilitato, quindi è tecnico abilitato che firma l'asseverazione, attestante la conformità e dell'attività ai requisiti di prevenzione incendio e di sicurezza. Quindi, da questo intervento, sostanzialmente ho cercato di semplificare con questo schema. Il controllo del successivo dei Vigili del Fuoco non fa venire meno i valori solenni del certificato, posto che l'attività si inizia proprio in virtù di questa ricevuta che viene rilasciata all'atto del controllo formale allo sportello. In tutti i casi l'attività può essere avviata solo dopo la presentazione della SCIA, che dunque rappresenta appunto una richiesta formale che il titolare presenta a comando o al SUAP o allo sportello unico per poter iniziare l'attività soggetta. La SCIA va presentata sempre, ossia ogni volta in cui viene avviata un'attività soggetta alla prevenzione incendi, oppure quando un'attività esistente viene modificata. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 139, la SCIA produce gli stessi effetti giuridici di quelli che una volta era l'istanza del CPI, gli stessi effetti giuridici. La collettività pone affidamento nella certificazione di conformità del professionista, anche la pubblica amministrazione. Dunque, il professionista è più esposto di prima in quanto si assume la responsabilità dell'asseverazione, quindi
una maggiore responsabilità professionale, accentuata ancora di più da quando non è più previsto il parere preventivo per le attività in categoria A. Quindi vedete, rimarcare sul concetto dell'asseverazione, che significa affermare con solennità. Dunque, l'entrata in vigore di questo DPR ha sdoganato l'accertamento dei requisiti di sicurezza antincendio. L'asseverazione, affermare con solennità, è un atto certificativo. Questo è stato sentenziato da una sentenza della Cassazione, un vero e proprio certificato, eseguito nelle forme regolamentate, DPR 151 e DM 7 agosto 2012, riguardante la rispondenza ai veri requisiti di prevenzione di sicurezza antincendio per le attività ovviamente soggette. Così come le dichiarazioni e le certificazioni, si tratta di un atto a formazione progressiva. Dunque, dichiarazioni private che una volta depositate presso la pubblica amministrazione sono soggette ai poteri coercitivi da parte della pubblica amministrazione, che ha, non dimentichiamo, potestà di controllo. Asseverare, dunque, e porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto. Dunque, tale dichiarazione deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza che prima erano garantite dal certificato di prevenzione incendi. Abbiamo parlato appunto dei compiti del tecnico abilitato e del professionista antincendio. Ora accenniamo brevemente quali sono, come si distingue la figura del tecnico abilitato, quindi voi tutti iscritti all'ordine degli ingegneri, da quelli del professionista antincendio, che non solo essendo iscritto, è anche iscritto presso l'albo ottenuto dal Ministero degli Interni, dei professionisti abilitati. Il DM 7 agosto 2012 specifica che l'asseverazione può essere dunque firmata da tecnico abilitato. Il successivo articolo 5 specifica invece che l'asseverazione per l'attestazione di rinnovo periodico può essere firmata solo a firma dal professionista antincendio. Dunque, sostanzialmente, la CMVF si esprime titolare, ma severa tecnico abilitato. Il rinnovo periodico della CMVF si esprime titolare, ma assevera il professionista. Dunque, nella pratica, le due figure si distinguono dal fatto che da una parte il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre tutte le certificazioni a corredo della segnalazione della SCIA necessitano della firma del professionista antincendio. Quindi anche da qui si deduce il valore aggiunto del professionista antincendio. Quindi un'offerta valoriale, come abbiamo detto all'inizio della presentazione, particolare, un'offerta valoriale superiore nel campo della propria professione. Tecnico abilitato, in effetti, il ruolo non si deve esprimere sulla qualità o sulla bontà o sulla correttezza dei documenti che sono contenuti nella CIA. Egli si deve solo esprimere e asseverare circa la loro competenza formale. Questo cosa comporta che comunque ovviamente deve effettuare dei sopralluoghi e deve fare delle verifiche documentali. Dunque il ruolo dell'asseveratore della CIA sembra essere quello di un verificatore di completezza documentale. Ora, anche qui voglio un attimino soffermarmi sul fatto del non a caso scritto sembra essere quello di un verificatore di competenza fondamentale, perché a riguardo nella giurisprudenza si sono verificate tre teorie a riguardo delle responsabilità a catena dei vari del tecnico abilitato e del professionista antincendio, nonché dei vari certificatori delle altre documentazioni. E quindi il tutto è rimandato sempre alla discrezionalità e all'interpretazione della norma giuridica di giudici competenti. Anche qui si sono avuti casi di condanne ai professionisti antincendi, anziché no ai vari tecnici abilitati, a riguardo di questa responsabilità a catena. Quindi bisogna essere attenti nel momento in cui si va ad asseverare e a certificare la completezza della documentazione presentata. Non ha quindi nessun tipo di responsabilità per la qualità intrinseca, ripeto, anche qui, quindi qui è da un punto di vista giuridico, bisogna vedere l'interpretazione delle varie teorie sulle responsabilità.
La sua responsabilità si limita a verificare la completezza. In pratica, sostanzialmente, deve verificare che n elementi strutturali corrispondono a n certi array, o che il numero di certificazioni circa le porte tagliafuoco, ad esempio, sia coerente con le dichiarazioni relative. Ora, ben altro ruolo riveste il professionista. Certifica, ad esempio, sempre nella prima scena, quindi non parlo del rinnovo periodico, la resistenza a fuoco delle strutture degli elementi o dei prodotti. Dunque, tutte le altre certificazioni a corredo della scena necessitano della sua firma, come deve essere stabilito dall'articolo 16 del decreto legislativo del 2006 a comma 4, articolo che è stato poi successivamente modificato dal DPR 151. Dunque, queste certificazioni vengono rilasciate nel rispetto delle competenze specifiche del professionista, che sono desumibili, quindi l'interpretazione dal quadro complessivo e comunque dai codici deontologici professionali degli ordini. Egli ricopre, il professionista, dunque, un ruolo prettamente tecnico con specifiche competenze che lo porta ad assumersi delle responsabilità specifiche e da un punto di vista penale e da un punto di vista civile e da un punto di vista professionale. Viste le specifiche competenze che questa figura professionale è a lui che compete l'asseverazione relativa al rinnovo periodico, dove si deve esprimere su degli argomenti specificamente tecnici. Se l'asseveratore, sentirlo, ripeterlo, dovesse rilevare delle non conformità sulle opere realizzate, non potrebbe di fatto firmare l'asseverazione, a meno di ripresentare un nuovo progetto o far procedere, quindi segnalare ai vari responsabili, la risoluzione delle difformità e delle mancanze. Anche questo è un aspetto molto importante perché tra le responsabilità penali a cui soggetto il professionista, ovviamente c'è anche quella della partecipazione alla colpa. E quindi, soprattutto uno degli aspetti della magistratura inquirente, ovviamente, l'accadimento basta praticamente il non aver rilevato delle difformità, non deve per configurarsi il reato, ricordiamo che quando parliamo di reato parliamo sempre del penale, quindi per configurarsi il reato non deve necessariamente manifestarsi l'evento, questo è molto importante ricordarlo. Dunque, quali sono le competenze in capo al professionista antincendio? Stabilite dal DM 7 agosto 2012, che è uno dei decreti che abbiamo visto poc'anzi nel quadro dell'evoluzione della figura del professionista antincendio. Quindi sono autorizzati per il rilascio delle dichiarazioni e delle certificazioni e delle dichiarazioni delle conformità attestanti la conformità delle attività, le asseverazioni allegate all'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, la redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2007, la redazione del documento relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio, l'SGSA, di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2007, l'approvazione di un progetto, in genere la progettazione non comporta l'esigenza di corredare la documentazione di particolari certificazioni. Tale ipotesi può ricorrere per particolari aspetti che riguardano la Fire Safety Engineering, la FSE, le certificazioni da legare alla SCIA, quindi CERT-INP, CERT-REI, le certificazioni di impianti di protezione antincendi, la resistenza a fuoco. Quindi vedete il panorama che vede coinvolto il ruolo del antincendio. In questo caso, dato il tempo che ho cercato di riepilogare quelli che sono tutti gli aspetti, i compiti che vedono coinvolto il professionista antincendio. Quindi tutti aspetti di una fondamentale importanza. Dunque, la responsabilità, il fatto che il professionista non debba più recarsi in tribunale, in quanto l'asseverazione non va più resa, ricordiamo, sotto forma di perizia giudicata, non riduce assolutamente la sua responsabilità. Sono previste sanzioni penali sia nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, così come previsto dagli articoli 2257 del decreto legislativo 81/2008, obblighi per i progettisti, sia per la falsa attestazione nelle certificazioni o dichiarazioni rese per la prevenzione incendi, articolo 20,2 del decreto legislativo 139, e in generale nella responsabilità professionale,
articoli 359 e 481 del codice penale che ho poc'anzi accennato. Dunque, per i nuovi atti di professione, il professionista, scia di categoria A, asseverazioni, scia di rinnovo, certificazioni, si assume per questi atti l'esclusiva responsabilità, sia civile che penale. A differenza dell'RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in caso di omissione o falsità di tali atti, il professionista è perseguibile anche se le violazioni, lo accenno poc'anzi, non hanno prodotto un danno né a beni né a persone. Dunque è sempre perseguibile. Una nuova sfida per il professionista è rappresentato dal DM 3 agosto 2015, dal nuovo codice di prevenzione incendi. Senza addentrarci particolarmente, entrato in vigore il 18 novembre 2015, il codice rappresenta lo strumento di progettazione innovativo, tutto orientato all'analisi prestazionale, quindi meno regole prescrittive, e rappresenta il secondo atto del processo di semplificazione. Il codice integra il quadro normativo vigente e si può applicare alla progettazione, realizzazione all'esercizio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Quindi, ora i professionisti antincendi sono chiamati a trattenere le problematiche di prevenzione incendi. Nel codice sono stati previsti anche degli strumenti alternativi che possono essere individuati solamente quando si hanno specifiche e approfondite conoscenze. Qui anche qui ci ricolleghiamo sempre nell'ambito delle, ci ricolleghiamo a quelle che sono le responsabilità dell'attività del professionista antincendio. Pone il codice nuove sfide ai professionisti che si trovano adesso su base volontaria a seguire un percorso nella sicurezza antincendio non più di tipo seriale ma di tipo analitico, basato anche sui soggetti coinvolti e sugli obiettivi di sicurezza preposti. Quindi ha rappresentato il codice di prevenzione incendi una tappa fondamentale in quello che è, rappresenta l'evoluzione della figura del professionista antincendio. La rivoluzione vera e propria si è avuta negli ultimi anni, lo accenneremo brevemente, in base ai nuovi decreti ministeriali 12 aprile 2019, 18 ottobre 2019 e 14 febbraio 2020. Dunque, cosa dicono sostanzialmente questi tre decreti? Brevemente, la revisione dell'allegato 1, che è stata approvata con il DM 18 ottobre 2019, che ha seguito di qualche giorno l'entrata in vigore del DM 12 aprile 2019, con il quale si è posto fine al cosiddetto doppio binario, ponendo termine al periodo transitorio di applicazione volontaria del codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica, nonché l'entrata in vigore dell'ultimo DM 14 febbraio 2020, che entrata in vigore 5 aprile 2020, aggiornamento della sezione quinta dell'allegato 1 del decreto 3 agosto 2015, scaturito dal monitoraggio svolto nel corso dei quali sono emessi possibili ambiti di applicamento, sono tutti percorsi dipendenti, sono tutti i decreti che permettono di sviluppare progettazioni complesse che qualificano il professionista antincendio e il suo expertise, quindi il suo anche valore, soprattutto valore aggiunto nell'ambito del suo attività. Uno sguardo veloce a quello che sarà l'evoluzione normativa futura che ci interesserà, che ci vedrà tutti coinvolti e come dipartimento e come professionisti. Le nuove regole tecniche verticali che sono in fase di prossima pubblicazione, che riguardano gli edifici civili e abitazioni, le strutture sanitarie, le attività di intrattenimento e di spettacolo, stoccaggio e trattamento dei rifiuti, gli edifici tutelati diversi dai musei, gallerie e esposizioni, per i quali già sono previste le regole tecniche verticali, il superamento del DPR 151, che è stato un seme basilare, quindi è stato sul solco del decreto legislativo 139, il CCTS ha ridefinito le soglie di attribuzione delle categorie ABC e ha variato anche l'elenco delle attività, includendo anche i depositi di rifiuti e le discariche, portando così a un totale di 81 attività soggette a prevenzione incendi. Ora, qui vedete che essendo una modifica al decreto legislativo, nonostante il lavoro del CCTS sia terminato già dall'anno scorso, si prevedono delle commissioni parlamentari che sono solitamente più lente rispetto all'emanazione dei decreti iniziali. Abrogazione, il DM 10 marzo 98, che è in corso, che praticamente abrogherà l'articolo 46 del decreto legislativo 81 e introdurrà tre differenti normative che sono molto importanti. Il decreto
se decreto controlli e decreto mini codice. Questo è importante sottolinearlo. È stato mandato per l'approvazione a Bruxelles e al momento non abbiamo ancora notizie. Vediamo quella che è la formazione e l'aggiornamento del professionista antincendio. Dunque, un attimo, ecco qua. Il DM 5 agosto 2011 ha aggiornato le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Misenteno. Esso dà concretezza all'evoluzione della figura del professionista. Si afferma il principio della formazione specifica e dell'aggiornamento obbligatorio per tutti i professionisti, per accedere e poi permanere nell'elenco degli abilitati del Ministero dell'Interno. Si elimina definitivamente la corsia preferenziale degli abilitati per acquisire l'anzianità di 10 anni. C'era precedentemente questa corsia preferenziale che è stata abolita. Vi sono due eccezioni, dettate dall'articolo 3,3. I professionisti appartenuti almeno hanno ruoli di direttivi, di dirigenti, di ispettori, dei sostituti di direttore antincendio del Corpo Nazionale del Fuoco, nonché tutti gli altri professionisti che comprovino di aver seguito favorevolmente durante i corsi di studio universitari uno dei corsi di insegnamento aventi per oggetto le materie previste dai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi. Requisiti per l'iscrizione all'albo. Iscrizione, requisiti sono l'iscrizione ovviamente all'albo professionale. Come titolo di studio per poter diventare professionista antincendio bisogna avere una laurea anche triennale o anche diploma in materie scientifiche, purché sia utile per l'iscrizione ad uno dei suddetti albi professionali. Ingegneri, che sono i più numerosi, architetti, chimici, dottori agronomi, geometri, periti industriali, agrotecnici, periti agrari e periti agrari laureati. Il secondo requisito è il corso base di specializzazione di durata non inferiore alle 120 ore. Dunque, il corso base di specializzazione prevede un programma molto particolare. L'esame di fine corso è articolato nella prova a quiz di 50 domande a risposta multipla, 3 possibili risposte, da effettuare in 60 minuti. Una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano risposto ad almeno 35 di esse. Il candidato che non risponde positivamente ad almeno 35 domande oppure non supera positivamente la prova orale può ripetere l'esame dopo un periodo di almeno un mese. In caso di ulteriore esito negativo, dovrà ripetere il corso. Una volta frequentato con successo il corso, bisogna comunicarlo al proprio ordine consiglio provinciale del proprio ordine collegio professionale. Sarà questo a comunicare il codice di individuazione al professionista e aggiornare l'apposito elenco missale che è tenuto a Roma. Quindi a rendere disponibili tutti i documenti necessari. Vediamo velocissimamente quali sono i 10 moduli che compongono il corso, in base all'aggiornamento ultimo del 12 aprile 2019. Sono 4 ore dedicate alla legislazione in materia di prevenzione incendi, 6 ore dedicate alla fisica e chimica dell'incendio, 4 ore dedicate alla progettazione antincendio, 52 ore dedicate alla progettazione antincendio con CPI, 16 ore di procedure di prevenzione incendi, 16 ore per quanto riguarda l'approccio ingegneristico, 8 ore per quanto riguarda la progettazione e attività di tipo civile, 8 ore per quanto riguarda la progettazione e attività di tipo produttivo industriale, 4 ore per quanto riguarda le attività a rischio di incendio rilevante, incidente rilevante, e 4 ore invece sono dedicate a fine corso per una visita presso un'attività soggetta. Per ottenere l'abilitazione non è più necessario attendere 2 anni di iscrizione all'albo professionale, ciò a vantaggio dei giovani professionisti. Se i neolaureati durante il corso degli studi iniziali hanno seguito favorevolmente appositi corsi di insegnamento con programmi riconosciuti idonei e equivalenti ai corsi di base specializzazione, essi possono essere ammessi all'esame inteso ad accettare l'idoneità per l'iscrizione. Quindi saltano il corso e quindi possono fare la richiesta direttamente per poter fare l'esame. Iscriversi all'albo dei professionisti antincendio. L'aggiornamento, l'evoluzione del modo di svolgere la professione impone l'obbligo ovviamente della formazione continua. Il DM 7 giugno ha modificato il DM 5 agosto ed ha previsto che per il mantenimento dell'iscrizione i professionisti devono effettuare ogni 5 anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Chiedo scusa, quanto tempo ho ancora a disposizione? Dottor Vitale dovrebbe forse Accelerare, va bene. inviare Allora, un po' i tempi perché altrimenti sacrifichiamo lo spazio degli altri relatori. assolutamente, acceleriamo. Queste sono
erano tutti i termini, erano tutte ho Certo, cercato. la relazione è interessantissima, ci mancherebbe, del Adesso resto no. poi le slide saranno a disposizione dei Bene. discenti, quindi se Molto bene. volessi accelerare le Allora sarebbe. accedo, arrivo subito, accedo subito. Vabbè. Dunque abbiamo ovviamente l'aggiornamento, previsto in termini di 5 anni, decorre dalla data di iscrizione agli elenchi, dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione. L'ultimo aspetto non ci interessa perché ormai sono scaduti i 5 anni per i professionisti già iscritti alla medesima data. In caso di inadempienza, questo è utile sottolinearlo, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento. Dunque, l'aggiornamento, le attività di quinquennale possono essere considerate a seguito di informazioni continue. I programmi di corsi di aggiornamento tengono conto dell'innovazione tecnologica. C'è tutta una serie di, appunto, incipiti di programmi, di tematiche che devono essere, possono essere oggetto di aggiornamento. I corsi possono essere organizzati, di aggiornamento, possono essere organizzati ovviamente dagli ordini o dalle sedi centrali dei vigili del fuoco. Non è previsto l'esame di accertamento dell'idoneità, ma solo la frequenza al corso rilasciata dall'ente organizzatore. A termine qua, attenzione, è previsto un test di verifica preventiva, a quale si viene che viene superato se si risponde almeno al 70% delle domande. Questa è una delle novità ultime per ogni modulo previsto del corso. In misura non superiore al 30% delle ore, l'aggiornamento può essere costituito dalla partecipazione a convegni o seminari monotematici. Ovviamente il Dipartimento può effettuare adempimenti finali, c'è tutta una lista di adempimenti finali. Brevemente, interessato trasmette all'ordine di appartenenza il relativo attestato di provenienza che viene rilasciato dall'ente organizzatore. Gli enti organizzatori hanno il compito di verificare questo percorso formativo e praticamente non può essere votato comunque dall'ordine professionale al fine di raggiungimento delle 40 ore, né la partecipazione a moduli del corso base che abbiamo visto poc'anzi, così come la ripetizione di un evento oppure la partecipazione a corsi seminari non in linea con i contenuti previsti dalla norma. Attenzione, la partecipazione ai corsi, se organizzata dagli ordini provinciali o da provider accreditati, permette di acquisire anche i CFP, utili per l'assolvimento all'obbligo della formazione continua del professionista. C'è un applicativo informatico finalizzato alla gestione dei professionisti iscritti nell'apposito albo. Questo applicativo viene curato dall'ordine di appartenenza, che assegnerà un codice di individuazione alfanumerico ad ogni professionista che ha comunicato di aver superato il corso base. Dunque, vi sono varie disposizioni regolamentari che per motivi di tempo invito a leggere, comunque sono tutte normative che prevedono il caso del trasferimento di un professionista, se nel caso un professionista in possesso di una licenza di un diploma di scuola media superiore consegua una laurea, quindi le varie normative che sono previste. Anche qui uno sguardo al caso malaugurato di sospensione o di radiazione di un professionista, vi invito a leggere. Chiedo scusa se vado velocissimamente, dobbiamo vedere alcune cose importanti. L'aggiornamento, quale opportunità di crescita, va comunque ricordato che la prestazione professionale deve diventare propositiva e non si deve chiudere nella vecchia ottica di assolvere un obbligo. Quindi quando parliamo di aggiornamento, dobbiamo sempre guardarlo come un accrescimento della propria offerta professionale. Quindi non un obbligo da adempiere per acquisire il CFP o per acquisire i crediti presso il Ministero per poter svolgere l'attività di professionista antincendio. Vediamo velocissimamente quelle che sono la distribuzione dei professionisti antincendio per categoria, aggiornata a giugno 2020. Ovviamente i primi sono gli ingegneri, seguono gli architetti, i periti industriali, i geometri, i chimici, gli agronomi, i periti e il collegio di agrotecnici. Il numero di professionisti antincendio iscritti in regola sospesi al giugno 2020 sono 49.071, sono i più numerosi ingegneri. Quindi vediamo la distribuzione da un punto di vista di percentuale per ogni categoria. Gli ingegneri rappresentano il 63,58% e alla data in vigore del DM 7 giugno 2016, che prevede l'aggiornamento in materia, beh, anche questo andamento grafico che potete sottolineare. L'andamento cronologico ha visto a partire dal 2015 una diminuzione nel numero degli iscritti.
come potete notare. Considerazioni finali. Il sistema antincendio soffre da tempo di un sistema legislativo e normativo farraginoso. Possiamo senza dubbio affermare che i contenuti delle certificazioni e le attestazioni introdotte dal DM 7 agosto 2012, se da un lato è vero che hanno reso più gravosa la responsabilità del professionista, dall'altro lato però hanno offerto una carta vincente per proporsi e dimostrare alla propria clientela un apprezzabile bagaglio di qualificazione professionale e per promuovere soprattutto la cultura della sicurezza. Quindi anche un professionista privato che c'è in concreto con la propria professione un servizio di pubblica utilità, normato e previsto dall'articolo 358 e 359 del codice penale, alla stessa stregua di un funzionario pubblico in qualità di pubblico ufficiale, articolo 357 del CP. Entrambe queste figure, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali e della propria professionalità, possono contribuire a sviluppare sempre di più nel mondo del lavoro la sensibilità a quella che è la cultura della prevenzione incendi, e che è un aspetto al quale potete ben prendere, al quale noi Vigili del Fuoco teniamo in particolar modo. Nuovi orizzonti del professionista nell'ambito della prevenzione incendi, andiamo verso quella che è la sussidiarietà totale. Quindi voi in qualità di professionista antincendi sarete sempre di più a svolgere una funzione di sussidiarietà nei confronti dello Stato. Ciò cosa significa? Accederà a tutte le procedure e quindi tutto il trasferimento completo delle responsabilità verso il professionista antincendio, che resterà l'unico attore per quanto riguarda la disciplina della prevenzione incendi. Quindi un quadro di responsabilità chiare e senza insidie, sia per il professionista, ma anche di quello operante nel settore della sicurezza. Voglio concludere sottolineando questo aspetto che diventa fondamentale il ruolo svolto dagli ordini professionali, in particolare quello degli ingegneri, chiamati a verificare che i propri iscritti rispettino i principi dell'etica professionale, in particolare il principio etico fondamentale cui sono chiamati gli ingegneri, quindi voi, è quello di svolgere la propria attività massimizzando la sicurezza per la collettività. È opportuno ricordare che la mancata osservanza dei precetti stabiliti, anche in questo campo dal codice deontologico, costituisce un illecito disciplinare che può essere punito anche con la cancellazione dall'albo degli ingegneri. Ho concluso citando tre frasi alle quali sono particolarmente legato. Una del Dalai Lama: segui sempre le tre R, rispetto per te stesso, rispetto per gli altri, responsabilità per le tue azioni. L'altra è di Kofi Annan: costruire una cultura della prevenzione non è facile, mentre i costi della prevenzione devono essere pagati nel presente, i suoi benefici si manifestano in un futuro molto lontano. Inoltre, i benefici non sono sempre tangibili. Io ringrazio voi tutti e vi auguro buon lavoro, buon proseguimento. Io rimango in linea con voi. Grazie, dottor Vitale. Rapidissimamente passiamo la parola all'ingegner Giovanni Alfano, consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, che interviene sul tema la disciplina. Prego, ingegnere Alfano. Grazie, buonasera. Sono Giovanni Alfano. Attualmente sono consigliere dell'ordine e nella precedente consigliatura ho rivestito la carica di segretario del consiglio di disciplina. In questo intervento vi parlerò brevemente del consiglio di disciplina e del suo funzionamento. Dunque, fino al 2011 gli aspetti disciplinari erano di competenza del consiglio dell'ordine, poi con la legge 148/2011 si è stabilito che gli ordini professionali dovevano prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali dovevano essere specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari. Successivamente, con il DPR 137/2012, sono state indicate, tra l'altro, le modalità di istituzione dei consigli di disciplina territoriali. Detto decreto riporta che i consiglieri di disciplina sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti consigli territoriali dell'ordine e il numero dei componenti della sezione B deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente consiglio territoriale.
Pertanto, il Consiglio di Disciplina dei Dottori degli Ingegneri della Provincia di Napoli è composto da 15 consiglieri, la cui carica, si badi bene, non è elettiva, ma avviene per nomina del Presidente del Tribunale, che effettua le designazioni attingendo da un elenco di 30 candidati predisposto dall'Ordine, elenco redatto a seguito della valutazione, secondo precisi criteri, delle candidature pervenute. I requisiti per potersi candidare sono quelli di essere iscritto all'albo degli ingegneri da almeno 5 anni, di non avere legami di parentela o affinità entro il terzo grado con altro professionista eletto nel rispettivo consiglio territoriale dell'ordine, allo stesso modo di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo consiglio territoriale dell'ordine, di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, condanne relativa alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno, oppure di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria, oppure di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura. È facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei consigli di disciplina anche componenti esterni non iscritti all'albo. Tali componenti esterni di solito sono individuati nelle figure di esperti in materie giuridiche o di magistrati. In questo caso, cioè, quando c'è presenza di componenti non iscritti all'albo, almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale deve essere iscritto all'albo. La durata in carica del Consiglio di disciplina è analoga a quella del Consiglio territoriale, pertanto il Consiglio di disciplina decade al termine della consiliatura amministrativa. Vi evidenzio che, ai sensi della legge 148-2011, la carica di consigliere dell'ordine territoriale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina. Il Consiglio di disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. Le sue competenze riguardano l'istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari per violazioni del codice deontologico. Quello attualmente in vigore è stato aggiornato nel 2014. Quindi, per la sua specifica attività, un consiglio di disciplina è assimilabile ad un vero e proprio organo giudiziario. Le riunioni plenarie di tutti i consiglieri sono finalizzate all'organizzazione interna e alla scelta di criteri e metodi per lo svolgimento delle attività. E non è prevista alcuna fase riguardante la trattazione dei giudizi disciplinari che sia svolta dal consiglio nel suo insieme. Il nostro Consiglio di disciplina si è dotato di un regolamento composto di 31 articoli che ne disciplina il funzionamento, regolamento che trovate pubblicato sul sito dell'Ordine. Ricapitolando, il Consiglio di disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli è formato da 15 componenti, dei quali 14 iscritti alla sezione A dell'albo e uno alla sezione B. È suddiviso in 5 collegi, ognuno formato da 3 consiglieri. Ai collegi è affidata la trattazione dei procedimenti disciplinari e l'operato dei singoli collegi si basa su principi di autonomia e indipendenza e pertanto non è assolutamente soggetto al giudizio del Presidente del Consiglio di disciplina. Vi è da precisare che la normativa prevede che i giudizi disciplinari che riguardano gli iscritti alla sezione B dell'albo sono assegnati d'ufficio al collegio ove sia presente il consigliere proveniente dalla sezione B. Un altro aspetto rilevante è il principio di territorialità, e cioè che il procedimento disciplinare è di competenza del consiglio di disciplina presso l'ordine nel cui albo il professionista è iscritto. L'azione disciplinare ha impulso di norma a seguito di un esposto che segnala violazione del codice deontologico, esposto che può essere presentato su iniziativa dei soggetti che ne abbiano interesse, che possono essere quindi privati cittadini, committenti, colleghi, enti pubblici, pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria. In alcuni casi il Consiglio di disciplina può anche avviare procedimenti d'ufficio, come ad esempio nel caso di iscritti
per i quali sia stata adottata una misura restrittiva della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria e in questo caso l'iscritto viene sospeso fino alla revoca della misura restrittiva. L'azione disciplinare è obbligatoria, nel senso che ricevuto l'esposto, il Consiglio deve comunque avviare un procedimento disciplinare. Esiste però un termine di prescrizione dell'azione disciplinare che è fissato in 5 anni, che decorrono dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva della norma deontologica. Per quanto riguarda il procedimento, si articola in 3 fasi. Una fase preliminare nella quale il presidente del collegio al quale è stato assegnato l'esposto acquisisce informazioni. C'è poi una fase istruttoria durante la quale si accerta l'illecito e poi c'è la vera e propria fase di giudizio che è la fase decisoria. All'incolpato deve essere garantita in ogni fase del procedimento la più ampia possibilità di difesa. È anche il caso di precisare che l'autore dell'esposto non è parte del procedimento e pertanto esaurisce la sua funzione con la segnalazione dell'illecito ed il suo coinvolgimento nelle successive fasi del procedimento avviene solo su richiesta del collegio giudicante. All'esito del procedimento, il collegio può archiviare o pronunciare contro l'incolpato una sanzione adeguata e proporzionata alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni previste dalla normativa sono l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato sull'osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanza di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione. Il grado successivo è la censura, che consiste in una formale dichiarazione di biasimo, notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario, che viene inflitta nei casi di abusi o di mancanze lesivi del decoro e della dignità della professione. Salendo di livello, c'è la sospensione dall'esercizio della professione che non può essere, comminata per un tempo maggiore a 6 mesi. La sospensione viene inflitta per violazioni che possono arrecare grave danno ad utenti, clienti o ad altro iscritto all'albo. C'è poi l'ultima sanzione che è la cancellazione dall'albo, inflitta nei casi di violazione o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza dell'albo. L'avvertimento viene comunicato all'incolpato a mezzo di una raccomandata, mentre la censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono comunicate a mezzo di ufficiale giudiziario. Inoltre, i provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'albo vengono comunicati al Consiglio nazionale, a tutti gli ordini territoriali, al Tribunale, alla Corte d'Appello, alla Prefettura, alla Camera di Commercio e ai ministeri interessati. Nel caso in cui l'incolpato non si presenti senza giustificato motivo in udienza, si procederà in sua assenza una volta accertata la regolarità della convocazione nei suoi confronti, così come si procederà in contumacia quando l'iscritto risulti irreperibile al domicilio o residenza comunicati all'ordine. Contro una decisione assunta dal Consiglio di disciplina si può proporre appello ricorrendo al CNI, che rappresenta il secondo grado di giustizia disciplinare. Vi preciso che solo l'incolpato può ricorrere al CNI in quanto l'esponente, come già detto, non è parte del giudizio disciplinare. Anche il mancato versamento delle quote annuali di iscrizione all'ordine costituisce illecito disciplinare, la cui unica sanzione prevista, sempre a seguito del regolare procedimento avanti al Consiglio di disciplina, consiste nella sospensione dall'esercizio professionale, in questo caso a tempo indeterminato. La sospensione così inflitta non è soggetta quindi al limite di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute. Anche la mancata formazione professionale continua costituisce materia disciplinare, in quanto si configura la violazione dell'articolo 7.2 del codice deontologico,
che detta che l'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali, seguendo i percorsi di formazione professionale continua, così come previsto dalla legge. Vi sottolineo infine che una recente norma obbliga gli ordini professionali a richiedere ai propri iscritti, che non l'abbiano già fatto, di comunicare il proprio domicilio digitale, ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata o altro recapito certificato qualificato previsto per legge. Questa legge obbliga l'ordine a procedere con la sospensione dall'albo professionale a tempo indeterminato gli iscritti che non riscontrino positivamente la richiesta di comunicazione del domicilio digitale. Nel concludere, voglio solo sottolineare che l'attività del Consiglio di disciplina, oltre a rappresentare certamente una tutela posta in essere nei confronti dell'interesse pubblico, della società civile e della committenza, costituisce soprattutto un presidio della dignità e del decoro della categoria professionale. Vi ringrazio, ho finito e cedo la parola al moderatore. Adesso al consigliere dell'ordine Andrea Lizza che interverrà su etica e deontologia. Un attimo che carichiamo i suoi contenuti e poi gli passo la parola. Grazie. Prego, consigliere Lizza. Grazie, buonasera a tutti. Mi chiamo Andrea Lizza, sono consigliere dell'ordine e come l'ingegnere Alfano praticamente sono stato nella precedente consigliatura un consigliere disciplinare. Parlerò praticamente della deontologia, quindi. Possibilmente alzare un poco la voce. Sì, allora, mi sentite? Un po' meglio, sì. Allora, perfetto. Quindi praticamente Perfetto. vi parlerò della deontologia professionale e dell'etica, ovviamente. Quindi sono due concetti che sono abbastanza vicini ed importanti. Etica ed estetica, infatti, sono molto importanti nella vita e nel pensiero del nostro tempo. In realtà l'estetica e l'etica sono un tutt'uno, quindi sono due facce della stessa medaglia, perché derivano dalla complicazione evolutiva tra specie ed ambiente e sono entrambi dei rispecchiamenti in noi di questa coevoluzione. Il termine etica deriva dal greco ethos e fa riferimento al costume, quindi al comportamento e al modo di agire dell'uomo. Per deontologia si intende invece l'insieme delle regole codificate che sono prodotte da varie categorie professionali per regolamentare il comportamento dei loro iscritti, dei loro appartenenti. La deontologia pone dei doveri. Nel caso di inosservanza delle norme deontologiche ci sarà una sanzione, quindi viene prevista, diciamo, un'attività sanzionatoria. L'etica invece ha un carattere morale. La differenza della deontologia si interroga sulla moralità delle azioni umane, se siano giuste o meno. A differenza della deontologia non ci sono doveri e l'inosservanza delle regole etiche non comporta nello specifico una sanzione, ma semplicemente un giudizio morale. Cos'è il codice deontologico? Il codice deontologico degli ingegneri è stato emanato nel CNI, quindi l'ultimo aggiornamento è del 2014, ed è stato recepito dagli ordini territoriali e dai consigli di disciplina di tutta Italia. È composto da 7 capi e 23 articoli ed indica i doveri e le responsabilità che hanno gli ingegneri nei confronti della collettività, dell'ambiente, per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile, per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e della qualità della vita. Un ordine, come abbiamo già visto praticamente nella giornata di oggi, ha due importanti funzioni istituzionali. È responsabile anzitutto della tenuta dell'albo e provvede alla vidimazione delle parcelle. Fino al 2013 gli ordini professionali erano responsabili anche dei provvedimenti disciplinari.
Queste funzioni sono state successivamente affidate ai consigli di disciplina secondo una ben precisa regolamentazione emanata dal Ministero della Giustizia, di cui ci ha parlato anche l'ingegnere Alfano prima. Il codice deontologico si ispira generalmente al fatto che la professione va esercitata nel rispetto di leggi e regolamenti che vengono emanati dallo Stato e dai suoi organi, dai principi costituzionali e dall'ordinamento comunitario. Si ispira poi inoltre il codice al fatto che le prestazioni dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela della vita e della salute dell'uomo. Dal 2014 il nuovo codice deontologico ha introdotto fondamentalmente tre concetti praticamente nuovi, quindi tre sostanziali novità. L'obbligatorietà dell'aggiornamento professionale, di cui ci ha parlato ampiamente anche il consigliere De Rosa, l'assicurazione professionale, così come previsto dalla legge negli specifici casi, la sanzionabilità da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale, quindi questo organo che praticamente è duale e che si occupa prettamente degli aspetti disciplinari relativi alla professione. Le norme a chi si applicano? Ovviamente agli iscritti ad ogni settore e a ogni sezione dell'albo. Il codice viene applicato a tutte le categorie professionali, quindi liberi professionisti, dipendenti pubblici, privati, docenti, eccetera. Il codice viene osservato da chiunque eserciti la professione in Italia, anche se cittadino di altro Stato, ed anche in caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee. Ovviamente il codice è valido anche per tutto quello che riguarda le prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nei paesi in cui viene svolta la prestazione professionale. Come è strutturato il codice deontologico? Io non entrerò nello specifico, ma vi commenterò semplicemente le varie parti. Quindi abbiamo già detto che il codice è composto da 7 capi e 23 articoli, che vi invito a leggere perché è una lettura che diciamo è estremamente importante. Quindi conoscere le regole del gioco è sempre importante. Il capo primo parla delle regole generali, quindi si ispira ai principi generali e alle finalità e agli ambiti di applicazione. Il capo 2 parla invece dei doveri generali, quelli che sono i doveri dell'ingegnere, la correttezza, la legalità, la riservatezza, la formazione e l'aggiornamento, l'assicurazione, che abbiamo visto sono le due innovazioni introdotte dal 2014, la pubblicità informativa, i rapporti con il committente, gli incarichi e compensi, lo svolgimento delle prestazioni. Il capo 3 si riferisce ai rapporti interni, quindi rapporti tra colleghi e altri professionisti, rapporti con i collaboratori, concorrenza, attività in forma associativa o societaria. Il capo 4 è riferito ai rapporti esterni, quindi ai rapporti con le istituzioni, con la collettività e il territorio. Il capo quinto, che è estremamente importante, regolamenta i rapporti tra l'iscritto e l'ordine, quindi sono i rapporti con l'ordine e gli organismi di autogoverno. Il capo sesto tratta dell'incompatibilità e delle sanzioni. Il capo settimo, invece, è relativo alle disposizioni finali. Vorrei qui dare alcuni commenti sui punti salienti, diciamo, di interesse del codice. Anzitutto, in tema di formazione e aggiornamento, come abbiamo visto, ricorre questo obbligo dal 1º gennaio del 2014. La regolamentazione e le modalità di aggiornamento sono state ampiamente illustrate nel corso di questa giornata. Per l'assicurazione professionale, ogni ingegnere, nei casi in cui è prevista dalla legge, è tenuto a stipulare un'idonea assicurazione a tutela del committente per i rischi che derivano dall'attività professionale. Al momento di un incarico, l'ingegnere è tenuto praticamente a rendere note al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale. Per i rapporti con colleghi e altri ordini e altri professionisti, i rapporti vanno improntati sempre all'insegna della massima lealtà, correttezza nei confronti dei colleghi. Una delle infrazioni del codice deontologico è l'utilizzo di espressioni sconvenienti o offensive negli iscritti, nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e di terzi. In particolare, qui mi volevo soffermare su praticamente uno degli aspetti caratteristici tipici praticamente di offese gratuite che più delle volte si leggono nelle consulenze tecniche d'ufficio
che vengono redatte, quindi sono delle vere e proprie sfide in cui il più delle volte, diciamo, si ricorre poi al consiglio di disciplina per un'eventuale azione censoria nei confronti, diciamo, di chi usa frasi o espressioni sconvenienti. Bisogna comunque sempre astenersi dal mettere in campo azioni che possano ledere con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo la reputazione dei colleghi o di altri professionisti. In particolare, sempre riferendoci alle consulenze tecniche ufficio, invito sempre ad avere un grosso fair play, quindi praticamente nel evitare, diciamo, insulti gratuiti o espressioni sconvenienti. Altro aspetto particolare è quello di non mettere in campo comportamenti scorretti. Questo è tipico nel caso di subentro ad incarico da parte di colleghi. Cioè, in particolare, quando si subentra ad un incarico, bisogna praticamente accettare l'incarico soltanto dopo che il committente abbia comunicato al primo incaricato la revoca per iscritto e praticamente aver liquidato le prestazioni professionali relative. Chi subentra nell'incarico dovrà informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il consiglio dell'ordine. Quindi questa è un'altra, diciamo, parte che normalmente genera comunque una serie di provvedimenti disciplinari. Quindi attenzione a quando subentrate negli incarichi ad altri colleghi. In tema di rapporti con l'ordine, si ha anzitutto il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine, quindi se un iscritto viene, diciamo, convocato per dare chiarimenti dal Consiglio dell'Ordine o dal Presidente, si deve presentare e fornire tutti i chiarimenti richiesti. Ovviamente, nello stesso modo, va fatto tutto ciò anche nei confronti del Consiglio di disciplina. L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'ordine. Come vi ha già detto anche l'ingegnere Alfano, praticamente il mancato pagamento della quota di iscrizione all'albo praticamente comporta la sospensione dall'esercizio professionale. In tema di sanzioni, la violazione delle norme di comportamento di cui al codice deontologico viene sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale. E al riguardo vi inviterei a leggere anche una parte molto interessante, che è quella relativa al regolamento di funzionamento del Consiglio di disciplina. Il codice quindi determina tutti i comportamenti, va osservato praticamente da parte di tutti gli iscritti. Deve essere in realtà la nostra guida. L'osservazione del codice deontologico, oltre che per noi stessi, serve a dare decoro alla nostra professione, perché non è facile essere degli ingegneri. Un'altra cosa che volevo segnalarvi era praticamente la presenza sul sito dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli di una serie di documenti che sono disponibili e che praticamente possono essere utili. Quindi il sito dà la possibilità di scaricare sia degli atti generali sia dei riferimenti normativi relativi all'istituzione praticamente degli ordini professionali e sia i vari regolamenti di funzionamento, oltre che dell'ordine degli ingegneri, del consiglio di disciplina, delle commissioni e il regolamento praticamente che è stato approvato dal consiglio di disciplina del 28 gennaio del 2016. Concludendo, l'ordine è da sempre impegnato nei confronti degli iscritti con delle iniziative mirate che tutelano sia la categoria e soprattutto la crescita dei giovani ingegneri. La professione si evolve sempre di più sotto gli aspetti di una formazione continua che serve a fronteggiare nuove sfide professionali che sono sempre più impegnative e che ci accingiamo a raccogliere. Il codice deontologico e la nuova trattazione dei provvedimenti disciplinari da parte dei consigli di disciplina garantiscono infine un'ulteriore trasparenza ed indipendenza di giudizio in linea con i tempi in cui viviamo. Io vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la linea al dottor Capozzi. Grazie, consigliere Lizza. Io adesso do la parola ad Andrea De Maio, delegato in Arcassa di Napoli e provincia. Carico un attimo i suoi contenuti.
Ecco, i contenuti sono in caricamento. Benissimo. Pochi secondi. Posso iniziare? Sì, un secondo soltanto, voglio visualizzarle completamente. Intanto, se vuole iniziare a presentare il contenuto del suo intervento, così recuperiamo qualche minuto. Sì, buonasera a tutti. Mi presento, sono l'ingegnere Andrea De Maio, sono delegato in Alcassa per gli ingegneri di Napoli e provincia. Innanzitutto ringrazio l'Ordine degli Ingegneri di Napoli, nella persona del Presidente Professor Edoardo Cosenza e tutto il Consiglio per l'invito a relazionare sul tema appunto dell'ingegnere di oggi e domani e in particolare per quella tematica che più diciamo, mi compete, quella relativa alla previdenza e all'assistenza dei liberi professionisti. Andiamo subito a vedere quali sono gli inquadramenti lavorativi dei professionisti. Una volta che si è laureato un ingegnere, è tornato indietro, però forse è una questione di caricamento, riprovo. Prego, adesso hai i privilegi. Ok, perfetto, grazie. Allora, dicevamo che per quanto riguarda un ingegnere che si laurea, può prendere due tipi diciamo, di strade. Una è quella del lavoratore dipendente, quindi nel settore pubblico o privato, oppure l'altra è quella del lavoratore autonomo, il libero professionista. Il lavoratore dipendente è contraddistinto per il fatto di essere un subordinato, un datore di lavoro e può, se autorizzato, svolgere la libera professione, ancorché non esclusiva, aprendo la partita IVA. L'operatore autonomo invece che svolge la libera professione in forma esclusiva, previa apertura di partita IVA, senza vincolo di subordinazione ad un datore di lavoro, è quello che a tutti gli effetti si definisce il libero professionista. Vediamo l'apertura della partita IVA in realtà comporta degli obblighi previdenziali e quali sono gli obblighi e gli enti di riferimento. Gli obblighi previdenziali sono nei confronti o della gestione separata INPS o di Inarcassa. Quando l'ingegnere laureato ha aperto la partita IVA è comunque subordinato a un'altra forma previdenziale, quindi è un dipendente pubblico o privato, ha come ente di riferimento la gestione separata INPS. Quando invece è un libero professionista che agisce non subordinato ad un datore di lavoro, ma in modo del tutto autonomo, in quel caso il suo ente di riferimento è Inarcassa. Che cos'è Inarcassa? Inarcassa è la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Architetti, Ingegneri, Liberi Professionisti. È un'associazione privata che è basata su uno statuto e regolamento approvato dai ministeri vigilanti. Inarcassa assicura la tutela previdenziale, cioè eroga delle pensioni e garantisce gli iscritti delle prestazioni assistenziali. Poiché Inarcassa è ente di primo pilastro, è obbligata a dare le pensioni ai propri iscritti. In quanto obbligata a dare le pensioni, è allo stesso modo obbligata a chiedere i contributi. Quindi quando ci si chiede perché Inarcassa mi chiede i contributi, io non vorrei versarli, preferisco non avere una pensione. È un obbligo per Inarcassa dare una pensione perché è un ente di primo pilastro e quindi è anche obbligata a chiedere i contributi. L'iscrizione ad Inarcassa avviene in presenza di tre requisiti. Il primo requisito è l'iscrizione all'ordine professionale, il secondo è il possesso della partita IVA e il terzo requisito è il non assoggettamento ad altra forma previdenziale di tipo obbligatorio. Per cui un ingegnere che laureato, che è iscritto all'ordine di Napoli in possesso di partita IVA, ma che è un dipendente pubblico o privato, non deve iscriversi ad Inarcassa. Invece, colui il quale ai tre requisiti che avevo appunto detto poc'anzi, dovrà iscriversi ad Inarcassa. Quali sono gli obblighi contributivi degli iscritti ad Inarcassa? Ci sono dei contributi che sono obbligatori. I professionisti iscritti anche per un breve periodo dell'anno sono obbligati al pagamento dei contributi che appunto vediamo, soggettivo, integrativo e di maternità barra paternità. I contributi minimi sono frazionabili in dodicesimi in relazione ai mesi solari di effettiva iscrizione. Il consiglio è sempre quello di aprire la partita IVA quando c'è necessità di iscrizione appunto ad Inarcassa all'inizio del mese, perché anche per un solo giorno del mese, comunque il mese viene pagato per intero, il mese di iscrizione ad Inarcassa. Quindi,
Coloro i quali pensano di aprire la partita IVA il 25-26, cioè alla fine del mese, possono tranquillamente traslare all'inizio del mese successivo, così da pagare e risparmiarsi un mese di iscrizione. I contributi obbligatori sono il soggettivo, l'integrativo e maternità-paternità. Il soggettivo nel 2021 prevede un minimo di 2.360 euro, integrativo invece nel 2021 ha un minimo di 705, la maternità-paternità invece di 53 euro. Il contributo soggettivo e il contributo di maternità e paternità sono deducibili ai fini fiscali, l'integrativo invece no. Oltre al contributo minimo sono previsti anche dei contributi percentuali, il 14,50% del reddito professionale netto annuale a FIDIRPEF per il contributo soggettivo. Ovviamente questi contributi sono un'eccedenza rispetto alla soglia dei minimi. Cioè, quando io pago 2.360 euro di contributo minimo soggettivo, sto pagando fino a una soglia, poi la vedremo, penso, più avanti, di circa 16.300 euro di reddito professionale. Quindi, se rimango al di sotto di 16.300 euro di reddito professionale, IRPEF, col contributo soggettivo minimo che io pago durante l'anno, sono coperto e non devo versare conguaglio. Quando invece io vado sopra questa soglia, l'eccedenza rispetto ai 16.350, questa soglia appunto vedremo il valore esatto più avanti, sull'eccedenza io pago il 14,50% come conguaglio del contributo soggettivo. Tenendo presente che questo contributo soggettivo, poi lo vedremo più avanti, è parte di quel montante contributivo che costituisce il nostro salvadanaio virtuale con la quale si forma la pensione che andiamo a prendere poi in futuro. Un breve passaggio per quelli che sono i benefici per i giovani iscritti ad Inarcassa. I giovani che hanno meno di 35 anni, che si iscrivono ad Inarcassa, beneficiano di un periodo di contribuzione agevolata per 5 anni solari e comunque non oltre il 35esimo anno di età, che gli consente di poter pagare le riduzioni contributive. Sul contributo soggettivo il minimo viene ridotto a un terzo e quindi sono 786 euro nel 2021. Il contributo percentuale si ha una riduzione dell'aliquota dal 14,50 al 7,25%. Tenete presente però che dal 1 gennaio 2021 il beneficio della riduzione contributiva, anche se già riconosciuto per gli anni precedenti, spetta solo ai giovani che dichiarano un reddito professionale ai fini IRPEF che è uguale al reddito medio dichiarato dagli iscritti a Inarcassa nel biennio precedente all'anno di agevolazione. Se quindi il reddito supera tale valore e la verifica viene effettuata al momento della dichiarazione che scade il 31 dell'anno successivo, il 31 ottobre, si applica l'aliquota intera del 14,50 invece di quella del 7,25%. Si tratta di una modifica molto importante, per cui invito tutti i giovani professionisti che usufruiscono di questa agevolazione ad accertarsi con molta attenzione su quello che è il reddito soglia oltre il quale finiscono per pagare un reddito, non più l'aliquota ridotta del 7,25%, ma l'aliquota del 14,50%. Il contributo integrativo pure viene ridotto il minimo ad un terzo e quindi sono 235 euro nel 2021, il contributo percentuale non ha nessuna riduzione. Un importante beneficio per i giovani iscritti, che non molti sanno, è quello lì che qualora un giovane che ha usufruito della riduzione contributiva avrà dopo almeno 25 anni anche non consecutivi di iscrizione e contribuzione intera di Inarcassa, gli verrà riconosciuto un accredito figurativo ai fini pensionistici pari a quella quota parte del contributo soggettivo che non ha pagato e praticamente che lui non ha pagato in quanto ha usufruito appunto della riduzione. Questo è un qualcosa di molto importante che non spesso è a conoscenza dei giovani, che però è importante sapere perché è un beneficio che Inarcassa ha voluto proprio per poter agevolare quei giovani che con l'entrata in vigore del nuovo sistema regolamento di previdenza del 2013 avevano un sistema completamente contributivo. Per quanto riguarda qui in un piccolo schema ho fatto vedere quali sono i vantaggi dell'iscrizione ad Inarcassa e come è opportuno per un giovane iscriversi ad Inarcassa. Un giovane infatti che decide di svolgere la libera professione ha una serie di spese che sono quelle in rosso, che sono delle spese fisse dovute alla quota di iscrizione all'ordine, la polizza RC professionale convenzionata con la fondazione Inarcassa, il commercialista, Inter, e tutte queste spese ammontano circa a 1.956
euro. La spesa invece per l'iscrizione ad Inarcassa, se si usufruisce dell'iscrizione appunto con l'agevolazione per i giovani iscritti, sono 1.021 euro all'anno. Quindi su un totale di circa 3.000 euro in un anno di spese che ha il giovane professionista, solo un terzo sono spese per i contributi previdenziali Inarcassa. Ma a fronte di questi circa 1.000 euro, che sono veramente una spesa, diciamo, fra virgolette, risibile, che cosa ottiene il giovane professionista? Che cosa ha diritto ad ottenere? Si ha innanzitutto un anno di anzianità ai fini pensionistici. Spesso non ci si iscrive e non ci si rende conto che gli anni di anzianità ai fini pensionistici sono importanti, perché poi quando si arriva più avanti, in una fase più avanzata, e si inizia a pensare alla pensione, ci si accorge che magari si è avuto l'opportunità, ma si sono lasciati indietro alcuni anni, per cui si è costretti a fare il riscatto degli anni di laurea, che costano sicuramente molto di più di questi 1.000 euro all'anno, che invece abbiamo appunto visto corrispondono all'iscrizione con la contribuzione agevolata, ai minimi che si vanno a pagare con la contribuzione agevolata. E a fronte quindi di questa piccola cifra, si finisce per avere una serie di benefici come 2.360 euro di montante contributivo soggettivo per intero, che appunto in presenza di 25 anni di iscrizione e contribuzione anche non continuativa di Inarcassa, perché questo è l'accredito figurativo, il beneficio dell'accredito figurativo. Poi c'è una copertura automatica di una polizza sanitaria gratuita che Inarcassa predispone per tutti gli iscritti, che comunque se si va ad acquistare sul libero mercato comunque costa 400-500 euro e dà diritto anche a tutta una serie di esami di carattere preventivo che normalmente sarebbero a pagamento, così come ancora si ha diritto eventualmente se ne dovesse occorrere la necessità a un sussidio in caso di figli disabili. 1.000 euro è la quota dei mancati interessi su un eventuale prestito di 15.000 euro in 3 anni, perché Inarcassa riconosce ai giovani iscritti la possibilità di chiedere un finanziamento in conto interessi. Ancora il valore minimo dell'indennità di maternità per le giovani madri è circa 5.094 euro, per cui e ancora l'indennità di paternità invece 2.290 euro. Diciamo che quindi ci sono tutta una serie di benefici. Io il consiglio che do per i giovani iscritti quando appunto si trovano ad usufruire della contribuzione appunto agevolata, comunque è di considerare che la contribuzione rende tanto di più dei contributi previdenziali quanto più si è lontani dal momento della quiescenza del pensionamento, per cui il suggerimento è di integrare sempre, eventualmente se ne ha la possibilità, i contributi soggettivi che si vanno a versare con il contributo facoltativo che aumenta il montante contributivo, perché con questi tre profili, dove faccio vedere che a parità di contribuzione complessiva che viene versato, ma secondo un profilo crescente, costante, oppure che diminuisce, quindi più forte nell'età della in giovinezza e poi più che diminuisce in prossimità della vecchiaia, come potete vedere in realtà a parità di contributi il montante contributivo è molto più elevato, 387.000 nell'ultimo caso rispetto ai 339.000 nel primo caso, è tanto più elevato quanto più viene versato da giovani. Quindi il consiglio, i versamenti previdenziali rendono molto di più dal punto di vista pensionistico, tanto più quanto la loro data è lontana da quella del pensionamento, perciò integrate i versamenti con quanto risparmiato nei primi anni con l'agevolazione contributiva, se ovviamente ne avete la possibilità. Saltiamo questo pezzo delle opportunità fiscali che secondo me è inutile, e possiamo andare direttamente, perché parla del regime forfettario, se poi avete bisogno di necessità di chiarimento o quant'altro anche sulle compilazioni delle fatture, poi ci siamo sempre a disposizione sia io ma anche il collega De Rosa, che anche lui è delegato appunto in Inarcassa, per eventuali chiarimenti su quelli che possono essere anche i benefici del forfettario. Una panoramica molto rapida sul sistema pensionistico italiano. Il sistema pensionistico italiano prevede come previdenza obbligatoria, come previdenza di primo pilastro per il sistema pubblico, gli enti previdenziali di riferimento, essenzialmente c'è l'INPS, mentre per il sistema privato ci sono le casse di previdenza private, fra le quali la stessa Inarcassa. Le principali caratteristiche del primo pilastro è che l'adesione è obbligatoria, come dicevo prima, quindi non è facoltativa l'iscrizione ad Inarcassa, ma è obbligatoria al verificarsi dei tre requisiti di iscrizione. Il regime di finanziamento si dice è un regime a ripartizione, cioè i contributi versati dagli iscritti attivi servono per pagare le pensioni di coloro i quali sono in quiescenza e presenta al suo interno elementi solidaristici e di ridistribuzione.
cosa che non avviene invece nel secondo pilastro. Come si forma la pensione in Arcassa? La pensione, come dicevo prima, viene costituita essenzialmente dal montante individuale. Il montante individuale, che è un montante contributivo che è rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, ad un tasso che è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti, con un valore minimo dell'1,5%. Si costituisce di quattro aliquote: contributo soggettivo, quindi perciò l'invito è a versare quanto più contributo soggettivo possibile, perché tutto quanto qualcosa che ci ritorna indietro opportunamente rivalutato. Contributo facoltativo, e anche qui l'invito per aumentare diciamo, l'importo delle prestazioni per chi può e investire appunto nel contributo facoltativo, anche perché come il contributo soggettivo, anche il contributo facoltativo è un contributo deducibile ai fini fiscali, quindi dà ottime opportunità dal punto di vista fiscale. Contributo integrativo, la quota parte che viene retrocessa a montante per effetto delle modifiche del Regolamento Generale di Previdenza introdotto nel 2013 e i contributi figurativi riconosciuti per le agevolazioni contributive. Andando avanti, quanto la prestazione diciamo, principale attualmente di Inarcassa è la pensione di vecchiaia unificata. I requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia unificata nell'anno 2021 sono per l'anticipata avere un'età minima di 63 anni e 3 mesi e un'anzianità contributiva minima di 34 anni. Quella ordinaria invece bisogna avere 66 anni e 3 mesi e un'anzianità contributiva minima di 34 anni. Per la posticipata l'età minima è 70 anni e 3 mesi e non è richiesta un'anzianità contributiva minima. È opportuno far notare che ovviamente che per chi opta per la pensione di vecchiaia unificata anticipata, ovviamente avrà una riduzione della quota retributiva di pensione riferita agli anni anteriori al 2013 e decurtata di una percentuale dello 0,43% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito anagrafico previsto per il requisito ordinario. Quindi vuol dire che lo 0,43% dovrà essere moltiplicato per 12 mesi se vai in pensione a 65 anni e 3 mesi, perché vado 12 mesi di anticipo rispetto alla pensione, diciamo, ordinaria. Questo per tener conto, ovviamente, in termini attuariali, dell'anticipo del pensionamento, quanto costa rispetto all'età ordinaria. Andando veloce, altre pensioni sono quelle di inabilità, la pensione di invalidità, che spettano agli iscritti al verificarsi di eventi che provocano l'esclusione in modo permanente dalla possibilità di esercitare la libera professione oppure in modo parziale. Poi ci sono la pensione di reversibilità e l'indiretta. La reversibilità è un diritto che matura al decesso del professionista già pensionato. Sono reversibili tutte quante le pensioni di Inarcassa e vanno a beneficio del coniuge di figli minori o maggiorenni fino al 26° anno di età. La pensione indiretta invece è una pensione che il cui diritto matura al decesso del professionista se quest'ultimo ha compiuto alla data del decesso almeno 2 anni di anzianità contributiva. Ovviamente ne beneficiano anche quest'anno i superstiti, in questo caso i superstiti. Saltiamo il discorso degli scatti perché non abbiamo tempo. L'attività di assistenza, sempre una panoramica molto rapida, poi ripeto, se avete necessità di approfondire, ci potete eventualmente contattarci direttamente in modo tale da darvi supporto e un'assistenza nel merito dei problemi che avete. L'attività di assistenza, invece, come dicevamo, è Cassa Nazionale di Previdenza Assistenza, anche perché si concretizza una serie di servizi per gli iscritti fruibili dal momento stesso dell'iscrizione o che richiedono un'anzianità minima di appena 2 o 3 anni. C'è l'indennità di maternità o paternità, l'indennità per inabilità temporanea, ci sono dei sussidi particolari in caso di disagio economico per figli con disabilità, assistenza sanitaria, prestiti d'onore e finanziamenti. L'indennità di maternità e paternità ha un minimo di 5.094 euro, l'indennità di maternità ha un massimo di 25.470. Per quanto riguarda i prestiti d'onore, Inarcassa prevede che per i giovani che usufruiscono della deroga al pagamento, de no, della deroga del pagamento della contribuzione ridotta e per le mamme che sono madri di figli in età prescolare possono o scolare fino all'età dell'obbligo possono usufruire di finanziamenti a tasso completamente a carico di Inarcassa che vanno dai 5.000 ai 15.000 con un finanziamento concesso dai 12, 24 e 36 mesi. Andando ancora rapidamente, c'è un'assistenza sanitaria, come vi dicevo, c'è una polizza sanitaria base. Direi che io le scorro tutte. Arriviamo alla Fondazione Inarcassa che,
consente a tutti i professionisti iscritti nel CAS di usufruire gratuitamente dei servizi messi a disposizione della Fondazione. Lo scopo della Fondazione è il sostegno e promozione e tutela dell'architetto ingegnere che esercita la libera professione in forma esclusiva. Vi invito a registrarvi sul sito della Fondazione Narcassa ad aderire alla Fondazione per usufruire di tutti quelli che sono i benefici gratuiti per gli iscritti alla Fondazione Narcassa. La Fondazione Narcassa ha tanto soprattutto sul Superbonus, convenzioni per la cessione del credito d'imposta a favore degli iscritti alla Fondazione, quindi cessione del credito con Banca Popolare di Sondrio, con particolarmente non solo per gli interventi Superbonus, Ecobonus e Sisma Bonus 110%, ma anche Ecobonus, bonus facciate e Sisma Bonus con altre percentuali. C'è la piattaforma CECRE per la cessione del credito con Harley Dickinson, abbiamo l'RC professionale in convenzione che con i Lloyd's appunto di Londra, che è una polizza professionale che consente appunto anche di poter eventualmente staccare delle appendici per il super bonus, oppure eventualmente si possono valutare le stand alone. Ovviamente, ripeto, ci sono un'altra ancora opportunità offerta dalla Fondazione, sono le newsletter di aggiornamento in collaborazione con il Sole 24 Ore, la banca dati degli avvisi pubblici, tutti i servizi gratuiti posti per gli iscritti alla Fondazione Narcassa che sono iscritti ad Narcassa. Di convenzione per acquisto di software a tariffe e a prezzi molto scontati, per l'acquisto di cancelleria, consulenza sui bandi europei, noleggio a lungo termine. Diciamo che ce ne sono talmente tante e sono in continua evoluzione, non vi sto qui a tediare. Ripeto, la Fondazione Narcassa ha un dipartimento specifico che si occupa di internazionalizzazione e ha programmato un workshop appunto a Dubai, e quindi saremo presenti in occasione dell'Expo Dubai con 15 professionisti italiani iscritti, giovani professionisti under 40, che avranno l'opportunità di partecipare a un workshop e saranno coinvolti insieme ad altri professionisti che operano già a Dubai con grandi nomi dell'architettura e dell'ingegneria italiana, nello sviluppo di una progettazione che sarà poi presentata all'interno del padiglione italiano il 6 novembre. Andando avanti, concludo dicendo che la Fondazione Narcassa organizza anche dei seminari web, dei corsi di formazione online, degli eventi formativi, tutti quanti gratuiti, e quindi è sicuramente, poiché c'è una costante evoluzione di quelle che sono le opportunità offerte sia da Narcassa che dalla Fondazione Narcassa, vi invito a visitare i siti o comunque a rapportarvi con quelli che sono i delegati. Qui trovate in calcio appunto tutti quelli che sono i miei recapiti. Eventualmente avete necessità di informazioni di dettaglio ulteriori o anche di informazioni più generiche, insomma io rimango a vostra disposizione e vi ringrazio. Purtroppo il tempo è stato poco, per cui abbiamo dovuto sorvolare su alcuni aspetti, però insomma rimaniamo a disposizione per quelle che sono appunto le vostre necessità, con gli indirizzi e recapiti che trovate appunto qui in calce, potete tranquillamente segnare. Grazie. Grazie, Ingegner De Maio. Io volevo ricordare una cosa, che durante la pandemia in Narcassa, tra tutte le casse professionali, posso dirlo perché io non sono un iscritto in Narcassa, è stata una delle più generose nel erogare dei sostegni proprio di prima istanza ai propri iscritti. Speriamo che non ce ne sia bisogno, ma questo come dato di cronaca credo che vada segnalato. Avevo una domanda in sospeso di carattere previdenziale che era stata presentata un paio d'ore fa. C'è un iscritto, l'ingegner Angelo Rosa, che dice: quest'anno andrò in pensione come lavoratore dipendente, oltre a comunicare all'ordine devo versare contributi pensionistici, grazie. È una domanda un po' criptica forse. Lei lo vuoi rispondere tu, rispondo io, come preferisci. Oh, vai Andrea, vai tranquillo, vai. Se lui va in pensione, il giorno dopo che va in pensione, se mantiene aperta la partita IVA, si deve iscrivere ad Narcassa. Da quel giorno è un iscritto in Narcassa e inizia a versare i contributi ad Narcassa. Ecco, c'è un'altra domanda che intanto è arrivata. Se un soggetto è iscritto in Narcassa un anno, l'anno successivo si cancella temporaneamente in quanto riceve un incarico scolastico e si reiscrive l'anno successivo, è dovuto il pagamento di qualche contributo oppure è esentato per l'anno di non iscrizione? Vado sempre io, lei lo vuoi?
Vai tu, vai, Andrea, vai Ok. tranquillo. Se, allora, se l'iscritto, se, allora, se il collega si cancella in virtù di un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, anche parziale, per cui è assoggettato a un'altra forma previdenziale di tipo obbligatorio, non deve pagare ad Inarcassa il contributo soggettivo. Però, qualora mantiene aperta la partita IVA, deve comunque sempre mettere in fattura il 4% e deve versarlo entro il 30 agosto 31 agosto dell'anno successivo. Qualora invece lui chiuda completamente la partita IVA, non deve più nulla di Inarcassa, quindi non deve pagare, non deve, perché non emetterà più fattura, in quanto gli iscritti agli albi, per poter esercitare attività professionale, hanno necessità di avere partita IVA, non possono svolgere prestazione occasionale e quindi se un iscritto all'albo deve svolgere un'attività, deve aprire la partita IVA e di conseguenza deve, se è iscritto ad Inarcassa, versare il contributo soggettivo integrativo, se non è iscritto, versare solo il contributo integrativo ad Inarcassa. Bene, io darei la parola al consigliere Gennaro Annunziata, per il quale intanto sono arrivate le altre domande, quindi lui risponde e credo che poi farà anche i saluti finali a chiusura dell'evento. Prego. No, credo che il saluto, vabbè, comunque lo faccio al collega De Rosa. No, avevo due domande che effettivamente prima non avevo visto, per cui giustamente do risposta, mi scuso per il ritardo, ma insomma, immagino che il collega sia ancora collegato. Allora, il collega è Domenico Guarino che mi chiede, un ingegnere informatico iscritto all'ordine può aprire una partita IVA per svolgere solo attività non riservate, come sviluppo di software, formazione e altre attività simili? La risposta è assolutamente sì. Ovviamente sono delle attività che non rientrano espressamente in quella che è la sfera ordinistica. Un'altra fattispecie, ovviamente lo invito a consultare il suo commercialista, ma non vi è nessun tipo di impedimento, l'abbiamo anche detto. È possibile essere iscritti all'ordine se c'è la libera professione e parallelamente svolgere un'attività imprenditoriale che abbia un contenuto non di tipo ingegneristico. Chiaramente bisogna stare attenti, molto attenti, ecco, a scindere e a dividere i due ambiti, perché si potrebbe anche ricadere nella fattispecie di un'attività che comunque è di tipo ingegneristico, e allora bisogna fare i versamenti previdenziali anche a Inarcassa. Però ripeto, credo che la risposta è sì, ma in ogni caso gli consiglio di rivolgersi a un commercialista, a un fiscalista che può dare delle informazioni un pochettino più dettagliate. Sempre un'altra domanda, sempre da Domenico Guarino, sempre un'altra domanda, sempre da lui, è: il docente ingegnere deve obbligatoriamente essere iscritto all'ordine per poter aprire una partita IVA? Non so se ho capito bene il senso della domanda. La domanda, se è è chiaro che aprire una partita IVA, tu cur, no, non è che devi essere iscritto all'ordine. Se invece la domanda, credo che fosse questo il senso, la interpreto, poi magari può intervenire per integrarla, è per svolgere attività libero professionale. Io da docente devo essere iscritto anche all'albo professionale? La risposta è sì, evidentemente sì. Per svolgere attività di docente non deve essere necessariamente iscritto all'ordine. Se vuole parallelamente, come abbiamo detto prima, l'attività di docente di scuola è compatibile con la libera professione, però ovviamente per poterla svolgere deve essere iscritto all'ordine. Aggiungerei che deve avere anche una partita IVA e una posizione previdenziale per poter svolgere questa attività libero professionale che è parallela a quella di lavoratore dipendente. Spero di aver risposto bene alla sua domanda, ma insomma, così come era posta, non mi era ben chiaro. Credo che fosse questo il senso. Bene, la parola quindi al consigliere De Rosa, direi. Assolutamente sì. Giovanni, io direi a questo punto di non abusare più del tempo dei nostri colleghi. Insomma, abbiamo sforato di una mezz'ora perché siamo partiti, diciamo, un poco più tardi. Io volevo ringraziare i vigili del fuoco nella persona dell'avvocato Vitale, che insomma è stato. Diciamo, ringrazio per la sua disponibilità, ringrazio il corpo intero perché abbiamo fornito questo ulteriore aspetto, l'aspetto innovativo. Ringrazio naturalmente tutti coloro i quali hanno deciso di partecipare, Andrea De Mara, delegato della Cassa, e tutti i miei colleghi Alfano, Lizza e Annunziata. Ringrazio te per la moderazione che hai fatto. Io spero che, e anticipo che, diciamo, di qui a dicembre ce ne sarà sicuramente un altro per chi dovesse completare i 5 crediti. Lo approveremo in consiglio come ormai consuetudine, ne facciamo 2 all'anno, l'ho detto all'inizio. E per qualsiasi informazione dovesse rendersi necessaria da un punto di vista tecnico, gli indirizzi li avete avuti, ci potete scrivere tranquillamente, saremo lieti di rispondere.
Grazie Raffaele, qualche indicazione di servizio? Le slide che sono state rese disponibili dai relatori potranno essere poi scaricate dal sito dell'Ordine in questa sezione, documentazione, convegni ed eventi. Quindi qui di volta in volta vengono sia richiamate in home page, sia poi caricate in questa sezione. Per quanto invece riguarda la registrazione di questo evento, verrà caricata sulla sezione, sulla playlist Eventi FAD, raggiungibile dal sito cliccando sul pulsante che vedete indicato dalla freccia, verrete reindirizzati alla playlist degli Eventi FAD dove appunto sono riproposti tutti gli eventi. Chiaramente questa fruizione non comporta il riconoscimento di crediti, ma può essere comunque utile per una rinfrescata o per chi non avesse potuto seguire l'evento di oggi. Si tratta sempre di contenuti di interesse per la categoria. Io ringrazio i relatori, ringrazio naturalmente i partecipanti. E ci diamo appuntamento al prossimo evento, sempre sulla piattaforma Cisco Webex dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli. Buonasera a tutti e alla prossima. Buonasera. Arrivederci, alla prossima. Attimo solo. Grazie, suo condirettore che mi saluta, grazie. Grazie, arrivederci a voi tutti, grazie. Grazie a Di voi. nuovo grazie e buonasera.